Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì. Niente, Sì, grazie mille. ci mancherebbe. Io la sento molto bassa, non so se sono io col volume, adesso controllo. No, è che non ho messo bene tutte le Ah, cuffiette, basta, quindi basta, ecco, basta. Allora. adesso va meglio, vero? Sì, basta. Allora a posto, grazie mille. Io approfitto solo per informarvi che, come avevo già anche anticipato a dottor Tezza, non potrò fermarmi per tutta la durata di questo seminario, però insomma cercherò di seguire il più possibile. Sicuramente, benissimo, grazie mille. Grazie a voi, a dopo.
Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Vinicio. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Sono la consigliera Silvia Belloni. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi iniziamo, e ovviamente con i saluti del Presidente. Sei senza microfono, Vinicio. Devi attivare il microfono. No, no, vabbè, adesso siamo in linea. Eccola, ecco terza. Poi ti chiedo una cosa. Vinicio, approfitto, si faranno gli esami, hai novità al riguardo? Novità che le corti d'appello hanno scritto alcune, mi pare Bologna, Firenze, Bari e Lecce, hanno detto noi non ce la facciamo, non possiamo farle con questo, con queste norme anticontagio che ha dettato CTS. il Dipartimento della Funzione Pubblica. Ah, ok. E Milano ha scritto che è complicatissimo, costoso, si cerca di fare, però ha scritto alla fine il Presidente della Corte d'Appello che di valutare se fare un intervento anche normativo per cambiare per quest'anno la formula dell'esame. Ho visto adesso, mi hanno girato poco fa. Vinicio, considera, ho l'impressione che siamo in diretta. Infatti, io non ti volevo parlare di una questione, ho detto te ne parlo dopo. Infatti siamo in diretta e siamo anche in diretta Facebook. È partita adesso la diretta Facebook, perciò Presidente, se vuoi fare i saluti e comunque introdurre questo evento. Introdurre questo evento magari lo fai tu, io faccio, porto i saluti istituzionali dell'ordine e ci tengo a farlo perché questo è un progetto che ha una particolarità, perché come sappiamo è un progetto che ha avuto dei fondi europei, ha avuto dei fondi europei che sono utilizzati poi per la formazione in tema di diritti fondamentali. È un argomento, come Silvia Belloni sa, che ci stiamo ponendo anche in consiglio, nel senso che ci sono delle questioni che attengono a diritti particolarmente sensibili e che in un certo senso fanno parte non solo del bagaglio degli avvocati, ma fanno anche parte, possono far parte, devono far parte, per l'Ordine degli Avvocati di Milano fanno parte anche grazie a questo progetto, di un obiettivo, tra virgolette, politico, cioè di rafforzare la difesa attraverso un'attività di formazione degli avvocati, la difesa in particolari ambiti non solo sensibili, ma dove non c'è abbastanza difesa, perché la questione dei diritti umani riguarda tutto il mondo, riguarda ogni angolo del pianeta e per quanto ci sia una certa narrazione denigratoria per cui gli avvocati, ad esempio in Italia siamo tanti e questa è la causa di tutti i mali della giustizia e non solo, anche del PIL, eccetera, eccetera. In realtà di difesa non ce n'è mai abbastanza. E quindi se in ogni angolo del pianeta c'è un problema che riguarda la protezione dei diritti fondamentali, probabilmente in ogni angolo del pianeta non c'è un difensore che abbia gli strumenti e anche la forza, e ovviamente il difensore che ha gli strumenti, che poi viene arrestato, incarcerato e magari condannato alle frustate come una stringa sotude, è comunque un difensore debole. E quindi se in ogni angolo del pianeta non c'è un difensore attrezzato e forte, la tutela di questi diritti fondamentali non è assicurata. Sotto questo profilo, quindi, un obiettivo politico quando si opera per rafforzare questa difesa capillare.
questo progetto, come sappiamo, ma poi ovviamente lo spiegate meglio voi, ma credo che sia noto perché questo è l'ennesimo incontro che viene fatto, credo il primo dell'era Covid, perché l'ultimo forse era stato anche partecipato a Milano, ricordo in Aula Magna, c'era anche Gigi Pazzini, e c'è un programma che prevede altri incontri. In particolare in questo momento c'è questa pubblicazione che ha trovato l'editore Giappichelli che l'ha editata, sono due libri corposi in cui ci sono un po' c'è il prodotto di questo lavoro, sia pur un lavoro ancora in itinere, ed è, ho visto, un prodotto scaricabile anche in PDF proprio per quella idea di gratuità che va di pari passo con l'idea di diffusione di questa cultura della difesa dei diritti fondamentali. Beh, io quindi sono francamente un lavoro che questo consiglio eredita dal consiglio precedente, è un lavoro che viene fuori anche da questa commissione che l'Ordine di Milano, ancora nel consiglio ancora precedente, aveva istituito per che è portata avanti con il lavoro di Alice Pisapia, soprattutto per individuare queste fonti di finanziamento europeo che hanno questa destinazione individualizzata e appunto nobile dal nostro punto di vista. E quindi per questo mi fa piacere portare il saluto, ringraziare chi interviene, adesso poi li individuerà, li dettaglierà Silvia, e poi dire che ci vediamo alla prossima, insomma. A presto. Grazie Presidente. Vi ruberò pochissimi minuti solo per raccontare un po' come è nato, quando e come si è evoluto questo progetto. È vero, il Presidente ci ha raccontato che è nato con la vecchia consigliatura, ma è stato portato avanti, peraltro con grande fatica, perché nel frattempo abbiamo avuto il problema pandemia, con questo consiglio. Ricordava il Presidente che il primo evento, quello proprio di presentazione e di lancio di questo progetto, si è svolto in presenza esattamente un anno fa, pochi giorni prima che poi venissero disposte le note chiusure. È stato un evento molto partecipato che si è svolto in Aula Magna, è vero, c'erano i partner oggi presenti, gli ospiti oggi presenti, e c'erano gli altri partner di questo progetto, perché mi piace ricordare che è stato presentato questo bando proprio nel 2017, è stato aggiudicato nel 2018, ma come si diceva prima, Alice Pisapia dal 2014 si occupa di questi aspetti e dei finanziamenti europei, e per l'Ordine di Milano è un grande pregio poter usufruire di un ufficio e di risorse che permettano sostanzialmente di offrire una formazione altamente qualificata e gratuita a tutti gli avvocati, grazie appunto alla partecipazione a questi bandi e ai finanziamenti che, in caso ovviamente di esito positivo, si riescono ad avere. Questo bando nasce da un consorzio che vede noi, Ordine degli Avvocati di Milano, insieme con Confprofessioni, con l'Associazione Nazionale Forense, abbiamo qui oggi Luigi Banzini, l'Università di Burgos, l'Associazione Bulgara per la Difesa dei Diritti Fondamentali, e dovrebbe essere presente oggi la collega Maria Ganceva, che è stata sostanzialmente proprio la persona che per prima ci ha messo in contatto e ha permesso la realizzazione di questo progetto, il Consiglio Spagnolo e appunto tutti in una rete di associazioni, di enti, di realtà, con l'obiettivo di permettere la formazione di, a questo punto direi, quasi 400 avvocati, perché
Gli eventi formativi, come dicevo prima, sono partiti un anno fa, dovevano svolgersi in presenza nei vari paesi che ho citato, ma si sono svolti a distanza quasi tutti. E perciò su due temi fondamentali che poi verranno dettagliati, che sono il tema della difesa degli indagati e degli imputati di terrorismo e il tema del ricongiungimento familiare, su questi due temi fondamentali è stata svolta una formazione approfondita per tutti gli avvocati che hanno aderito a questo progetto. Avvocati chiaramente italiani del Foro di Milano, ma anche avvocati stranieri appartenenti a quelle realtà che ho appunto citato. Tra l'altro la formazione è stata offerta in termini congiunti, perciò ha riguardato anche magistrati e altri soggetti in ambito giuridico. Chiunque ha potuto aderire a questa professionalizzazione su temi così importanti e connessi appunto ai diritti fondamentali. Voglio ricordare infine che questo progetto è nato ed è stato appunto seguito dalla Commissione Diritti Umani, che fra i vari compiti e i vari obiettivi si prefigge anche quello di offrire una professionalizzazione su queste materie di qualità, e al fine appunto di incoraggiare il nuovo ruolo anche costituzionale dell'avvocatura sulla materia dei diritti fondamentali. E questo grazie anche a un capillare lavoro di rete con le istituzioni, con gli enti locali, con le associazioni e con tutte le realtà che di questi temi si occupano. A questo proposito voglio ringraziare tutti i componenti della Commissione, a cominciare dalla consigliera Maria Grazia Bosco, Mattia Ferrero, Simona Giannetti, Marco Giovanazzi, Fabio Pellicani, Paola Regina, Patrizia Ticozzelli, tutti i componenti che appunto insieme con me stanno portando avanti questo ed altri progetti. Passerei adesso la parola ad Alice Pisapia perché nel dettaglio presenti anche tutti gli altri ospiti. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Silvia, grazie Presidente per l'organizzazione di questo evento. Volevo spendere qualche parola sulla questione in generale dei finanziamenti europei, di che cosa cerchiamo di fare tramite l'ordine e all'ordine, ma per tutti gli iscritti. È stato deciso di investire del tempo, delle risorse dedicate alla ricerca appunto di finanziamenti europei, di progetti che possono avere una portata più ampia di quella meramente nazionale. E per fare questo, come giustamente diceva Silvia, bisogna creare delle reti. Uno dei requisiti essenziali per partecipare ai progetti in questione è appunto la creazione di una rete sovranazionale che tendenzialmente vede un network di tre partner europei. La creazione del network è, a mio parere, uno degli elementi chiave che ci serve poi per andare a presentare il progetto. Quindi è essenziale, certo, la materia di cui trattiamo. In realtà la materia la definisce la Commissione nelle sue priorità, quindi nella programmazione 2014-2021 vi erano indicate tra gli obiettivi fondamentali appunto per la Commissione era la diffusione della carta, della conoscenza della carta. All'interno di questo argomento si è stabilito con gli altri partner di progetto, su questo poi vi racconterà meglio il dottor Tezza, quali argomenti andare a individuare. Il criterio scelto è stato quello cercare di individuare due argomenti che nel diritto italiano afferissero al diritto civile e al diritto penale, in modo da poter avere una diffusione più capillare, una formazione su entrambi gli aspetti del diritto, e poi andare a vedere declinata l'applicazione della carta negli ordinamenti nazionali appunto dei partner che partecipavano al progetto. Sostanzialmente oggi quello che siamo riusciti a realizzare, questo è uno degli incontri, Silvia faceva riferimento a quella bellissima formazione, ormai la guardiamo a questi ultimi eventi in presenza che abbiamo fatto come qualcosa quasi di mitologico, almeno per me rimangono fissi nella mente.
non che non sia bello farli in via web, per carità, però ovviamente la formazione aveva un sapore diverso in presenza, consentitemi di dire questo. Ecco, allora, quei 3 giorni sono stati anche importanti e nel progetto nascevano proprio con questo spirito, per consentire a degli avvocati bulgari, a degli avvocati spagnoli di venire appunto a Milano, seguire la formazione, il tutto era vi era garantita la traduzione attraverso la lingua inglese, e quindi creare anche delle reti, creare un network attraverso, come dire, lo scambio di questa professionalizzazione in materia di Carta dei diritti fondamentali. Prima ancora avevamo fatto un evento, forse qualcuno di voi aveva partecipato, nel novembre del 2019, per presentare l'avvio del progetto e presentare quella che era stata la prima fase di studio da parte dell'Università di Burgos. Quindi sostanzialmente nel progetto che abbiamo presentato in commissione, direi una struttura abbastanza classica nel progetto europeo, la prima parte viene affidata a un ente di ricerca o comunque a un'università per la parte di approfondimento scientifico e teorico di inquadramento della materia. Quindi l'Università di Burgos ha realizzato quello che oggi nella pubblicazione trovate come i primi capitoli introduttivi in entrambe le pubblicazioni di inquadramento in materia di proprio Unione Europea, quali sono le normative di riferimento e qual è la giurisprudenza applicabile delle corti sovranazionali. Quindi sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in che modo questa giurisprudenza poi impatta sui sistemi nazionali. Quindi questi report di analisi e di inquadramento formano oggi l'inquadramento appunto delle 2 edizioni del testo di riferimento. Dopodiché vi è invece un approfondimento a livello nazionale negli ordinamenti appunto spagnolo, bulgaro, italiano in materia di tutela dell'indagato e dell'imputato in materia di antiterrorismo e dall'altra parte ricongiungimento familiare, e di questo vi parleranno poi più nel dettaglio i relatori successivi. L'idea, innanzitutto, oggi siamo soltanto collegati con i partner italiani del progetto, perché ovviamente è molto complesso riuscire sempre a garantire la traduzione in lingua inglese e la partecipazione quindi anche degli avvocati stranieri, e non vi nego che nella parte online ci sono ancora più complessità sotto questo aspetto. Quindi abbiamo concentrato di fatto la presentazione del volume della pubblicazione, che è comunque in lingua inglese, ma l'abbiamo destinata principalmente all'auditorio degli avvocati italiani. Questo è stato il criterio di organizzazione della giornata odierna. Quindi diciamo che attraverso la scelta di questi 2 argomenti si è cercato di trovare qualcosa di interessante per la materia civile, per la materia penale, che potesse declinare in maniera pratica la carta. Io credo che uno dei grandi valori aggiunti di questo progetto, io credo molto nella formazione, credo che la chiave della nostra professionalità anche per il futuro sia la specializzazione intesa come professionalizzazione, come conoscenza approfondita di materie. Ecco quindi che è necessario il supporto dell'università, è necessario un raccordo con l'università, ma è necessario anche che l'università comprenda l'esigenza per la professione di inquadramenti molto pratici. E quindi questo testo ha voluto cercare di raccordare un inquadramento teorico che appunto avevano svolto all'Università di Burgos con una declinazione poi pratica di quello che sono ovviamente i profili applicativi. L'idea di questo testo, ve lo racconterà anche Giulia Tiberi, che rappresenta secondo me molto bene questo raccordo tra università e mondo della professione, e la capacità di, come dire, in qualche modo parlare al mondo della professione attraverso un linguaggio accademico e un approfondimento accademico. Quindi l'idea era quella di potervi dare dei materiali di approfondimento che ovviamente dovranno poi essere sempre aggiornati nel tempo, ma che ad oggi fossero una fotografia quanto mai puntuale di una serie di decisioni cardine, di pietre miliari sulla materia che voi potrete in futuro utilizzare appunto proprio invocandole avanti al giudice nazionale.
Ancora una volta, l'idea è quella che il giudice nazionale per primo attua il diritto dell'Unione e fa vivere quanto mai la Carta e i diritti fondamentali che essa contiene. Quindi se non riusciamo a parlare a quelli che nel progetto abbiamo definito legal practitioner, perché in realtà sono tutti, hanno partecipato, giustamente lo diceva Silvia, hanno partecipato anche professionalità a questo progetto, non soltanto di avvocati. Ci sono stati anche dei traduttori del settore giuridico che hanno chiesto di prendere parte a questa formazione, proprio perché era per loro importante essere molto aggiornati anche in termini di competenze linguistiche su che cosa la Carta definisce come diritti fondamentali, diritti umani. Ogni tanto vengono mischiate queste definizioni e invece attraverso questo progetto si è voluto proprio declinare tutti quelli che sono i rami di tutela e diversi livelli di tutela che gli avvocati possono andare ad utilizzare. Quindi credo che ecco, questo sia stato il grande valore aggiunto. Spero che riusciremo a fare altri progetti con l'ordine attraverso altri bandi, a partecipare a altri bandi. Adesso ovviamente la Commissione europea è quanto mai focalizzata nella programmazione settennale che ha stabilito per la politica regionale, ha ovviamente come obiettivi fondamentali la digitalizzazione, la transizione digitale, la smaterializzazione di tutti quelli che sono dei processi cartacei. L'Ordine di Milano sta già lavorando in questo senso, nell'idea di trasformare il nostro modo di lavorare sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista, e diventare quindi un ordine, non neanche 2.0, ormai 4.0, non lo so, a un altro livello di velocità e di digitalizzazione. Proprio oggi, proprio stamattina, mentre mi preparavo per questo seminario, ho visto che è arrivata la newsletter che informa appunto dell'app dell'ordine. Questo è uno dei pezzi che contribuisce anche a questa digitalizzazione e smaterializzazione dei processi. Il fatto oggi noi abbiamo già, voi lo sapete sicuramente meglio di me, il gratuito patrocinio che funziona tutto attraverso una modalità digitale, anche la mediazione ha visto questa digitalizzazione, la formazione di quest'anno è stata tutta in modalità digitale. E quindi ecco che queste sono delle materie su cui sicuramente potremmo cercare di avere un accesso a parte di questi finanziamenti. Generalmente il finanziamento europeo funziona attraverso un 80%, un massimo di un 80% a contributo dell'Unione e un contributo al 20% del partecipante che riceve il finanziamento. Questo è un principio, a mio parere, che ben funziona per cercare di ingaggiare e mantenere ingaggiato colui che riceve il finanziamento europeo, che non lo riceve a fondo perduto, ma in qualche modo ci investe in prima persona e ci deve credere in prima persona. L'altro progetto che avevamo fatto con l'ordine prima di questo era un progetto, forse qualcuno di voi lo aveva seguito, in materia di decreto ingiuntivo europeo, quindi oggi la possibilità di depositare il decreto ingiuntivo europeo attraverso la modalità digitale, quindi attraverso la console, anche quello deriva da un'applicazione che è stata sviluppata grazie a un finanziamento europeo. In quel caso eravamo stati scelti dal Ministero della Giustizia come uno dei partner applicativi. Una delle cose più difficili, siamo tutti felici quando riceviamo il finanziamento europeo, guardo Vinicio perché credo che ormai sia molto chiaro, poi ovviamente è molto difficile stare dietro a tutto quello che la Commissione ci richiede, quindi a tutti gli adempimenti puntuali che mese per mese devono insomma essere svolti e anche rendicontati nella nostra attività alla credo che il risultato appunto sia a beneficio veramente di tutta la comunità. Questo progetto ha potuto vedere questa formazione assolutamente gratuita e questa pubblicazione. Considerate che l'editore Giappichelli non solo ci ha consentito di appunto lavorare e impostare il libro, queste due pubblicazioni, ma appunto avere la modalità di open source. Quindi se voi andate sul sito dell'editore registrandovi, le inserite dentro il carrello, ma in realtà il costo è zero, lo scaricate e avete il PDF di questi risultati di questo
appunto di questo studio. Quindi per quanto mi riguarda sono molto contenta di come si è svolto il progetto e spero che la formazione sia stata veramente di qualità e di qualità elevata. Sono sicura che i relatori che verranno dopo di me avranno modo di illustrarvi come dire, i vari pezzi del nostro progetto. Credo che il primo a parlare in questo senso sia il dottor Pezza, che presenterà appunto le linee cardine di inquadramento del progetto a livello europeo. Quindi passerei innanzitutto la parola a lui. Grazie, grazie Alice, grazie anche al Presidente e a Silvia per la presentazione. Ho apprezzato l'aggettivo gentile, i diritti sensibili a cui accennava il Presidente, perché mi veniva in mente una conversazione che ho avuto con Antonio Cassese, forse negli anni 2000 credo, e che magari riporterò alla fine, proprio quando lui parlava di sensibilità degli avvocati sui diritti umani. Però, diciamo, io volevo accennare solo a due concetti portanti della Carta dei diritti fondamentali e che poi sostengono l'edificio, la costruzione giuridica di tutte le carte, e sono la rule of law, lo stato di diritto, e la dignità. Però prima di questo, alcuni cenni, tanto per mobilitare le vostre menti già allenate su questi concetti chiave. Però prima di questo vorrei richiamare, appunto, come già ha introdotto Alice, il contorno del progetto, il quadro generale. E l'obiettivo è quello della diffusione dei diritti, della Carta dei diritti fondamentali alle professioni legali, professioni giuridiche, e promuovere anche il ruolo degli avvocati nell'applicazione della Carta. Già prima Alice faceva riferimento all'applicazione della Carta negli ordinamenti, ma da come abbiamo visto, e secondo il mio giudizio, l'applicazione è ancora molto allo stato nascente, oserei dire. L'obiettivo, quindi l'oggetto del progetto sono questi sei capitoli della Carta, che sono la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e infine la giustizia. Noi abbiamo toccato prevalentemente due capitoli, quello riferito al diritto di famiglia e a quello della tutela degli indagati di terrorismo, quindi il capitolo di giustizia. Però in generale il progetto ha mobilitato più riflessioni generali che vorrei anche richiamare in questa introduzione. Gli interrogativi sono appunto quelli che diceva già, che interrogativi generali del progetto a cui accennava Alice, e sono quelli della centralità della Carta per la tutela dei diritti, che è una protezione multilivello, come ben sapete. E soprattutto l'efficacia della Carta in un sistema in cui ci sono molti punti oscuri, pur avendo una proliferazione di norme forse quasi ridondante su questo. C'è poi il caso di come la Carta viene applicata negli ordinamenti nazionali. E anche qui abbiamo visto che Italia, Spagna e Bulgaria richiamano la Carta, però insomma c'è ancora molto da fare, soprattutto nella cultura dei giudici, nelle applicazioni, anche se è obbligatorio, non si capisce, cioè c'è un certo obbligatorio se il fatto giuridico riguarda l'applicazione della normativa dell'Unione Europea, ma comunque ormai tutto è collegato a direttive o a regolamenti della Commissione. Pensiamo adesso, su un esempio, il recovery fund, che tutti quanti continuano a dire recovery fund, ma di fund non c'è nulla, se è un recovery plan.
ed è un recovery. Anche qui, per esempio, sarebbe molto interessante che l'avvocato, il giurista, intervenga nel lessico, nelle definizioni, nella lettura di documenti comunitari che sono atti normativi, e che chi se non l'avvocato può intervenire e dare illuminare i giornalisti e tutti quelli che si cimentano, i politici, i ministri che continuano a parlare per slogan senza avere appunto una cultura su questa normativa europea e le sue implicazioni. Ma quindi diciamo che il contesto è quello. Alice ha già parlato dei temi specifici che saranno sviluppati successivamente, che riguardano appunto il diritto civile, il diritto sul ricongiungimento familiare, i diritti sul ricongiungimento familiare e la tutela delle persone, quindi in ambito più di diritto penale. Ma il contesto giuridico è quello della carta. Uno dice, ma la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quella sottoscritta a Nizza, ma quale carta? È quella sottoscritta a Nizza nel 2000, oppure quella allegata al trattato della Costituzione, per la Costituzione del 2004, oppure quella anche richiamata nel Trattato di Lisbona 2007, oppure questa è la carta che viene richiamata nella discussione della Commissione tra Consiglio d'Europa e Unione Europea, Commissione Europea, per l'accesso dell'Unione Europea alla Convenzione dei diritti umani di Strasburgo. Quindi quale carta? Anche qui bisognerebbe, quando si parla di carta, bisognerebbe capire le implicazioni della data e il contesto giuridico e storico in cui la carta viene proclamata, viene sottoscritta, viene promossa. Ecco, noi quindi ci troviamo, o comunque il progetto ha affrontato questi temi, questi interrogativi, chiedendoci l'efficacia della carta, la sua legittimità, per esempio, rispetto a determinati diritti. Sappiamo, per esempio, che se uno non è un cittadino europeo, forse ha i diritti, non ha una tutela dei diritti. Però diciamo che questo è anche, questi argomenti sono collegati a un contesto di tutela che è piuttosto discutibile. Insomma, ci troviamo in un contesto in cui più corti, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia, Corte di Strasburgo, Corte Europea dei diritti umani, più corti si trovano impegnate, si trovano chiamate ad applicare più carte, quindi la carta italiana, la carta costituzionale, la Costituzione, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la carta europea, ma poi ci sono anche la carta sociale europea, la carta, per esempio, dei diritti fondamentali dei lavoratori, sottoscritta sempre nell'89. Insomma, ci sono più carte e più corti, e purtroppo l'accesso a questi corti una volta esperito, una volta svolto tutto il procedimento nazionale, poi è molto difficile che trovare una tutela superiore, perché le corti, insomma, vediamo un po' le cause, ci vuole forse non so quanti anni per affrontare un caso portato, per esempio, davanti alla Corte, la Corte di Giustizia o la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ma insomma, diciamo che tutti questi interrogativi sono stati alimentati anche da una discussione interna, innanzitutto con Alice, che lei è la sostenitrice del ruolo fondamentale della Corte di Giustizia. Io invece continuo a sostenere che la Corte di Giustizia non è nata per tutelare i diritti umani, ma per altre cose. E quindi, oppure, per esempio, la discussione che abbiamo avuto con Mattia Ferrero, vostro collega a Sofia, quando lui diceva che gli avvocati non sono human rights defender, non sono difensori tout court
di diritti umani, ma devono svolgere un ruolo professionale, quindi è un profilo privatistico più che sociale. Ma soprattutto la distinzione che ha un po' originato la discussione è stata quella sempre di Alice, che diceva: ma noi dobbiamo distinguere tra diritti umani e diritti fondamentali. Quindi i diritti umani sono quelli universali, centrati sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48, mentre i diritti fondamentali sono tutelati da una Costituzione, quindi da corti. Quindi, oltre a questo, durante anche il corso del progetto mi sono chiesto anche se ha un senso dare questa distinzione, che sì, che in dottrina, nella teoria del diritto ha sicuramente un fondamento, però agli effetti pratici non interviene, non esprime la nostra umanità, la nostra uguaglianza come, appunto, come natura, come dignità umana, che tra poco affronteremo sempre in maniera molto rapida. Ma sono andato a vedermi ancora la distinzione, per esempio, tra libertà, linee di libertà fondamentale. Mi sono chiesto: ma quali sono le libertà fondamentali? Allora, vado a vedere nel sito della Commissione. Per la Commissione le libertà fondamentali sono quattro, e sono quelle della circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi. E poi ho fatto un bel elenco, e sono andato a vedermi le libertà fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quella della Carta di Nizza, quella della Convenzione, e poi alla fine ho visto i trattati, e i trattati parlano delle quattro libertà fondamentali, che sono quelle importanti. Allora la domanda è: ma di cosa parliamo? Libertà fondamentali quali? L'indivisibilità, l'interdipendenza, l'inviolabilità delle libertà fondamentali. Ma se le libertà fondamentali le intendo per il mercato unico, come conseguimento del mercato unico, allora ho una lettura, e quindi ho un approccio giuridico alla tutela. Diversamente, se torno sulle libertà fondamentali, quelle indicate dalla Carta di Nizza, che sono la libertà, la sicurezza, la libertà del pensiero, di espressione, di riunione, la libertà delle arti, la libertà di scegliersi anche una professione. Pensiamo un po' se oggi viviamo in un'epoca in cui uno ha la possibilità di scegliersi, soprattutto i giovani, una professione, oppure la libertà di impresa, eccetera. Quindi, ma sicuramente, per esempio, se noi andiamo a vedere l'azione della Corte di Giustizia su questo, è meraviglia. Lì è fantastica, perché la Corte di Giustizia su questo si vede che la propria competenza, per esempio, ricorderete tutti la sentenza sulla crème de Cassez di Dion, cioè la discussione tra la Germania e che sollevava l'obiezione sul fatto della circolarità delle merci di un liquore francese che secondo loro non aveva il grado alcolico per poter essere venduto in Germania. Quindi è curioso, tra l'altro l'alcol è la sostanza che fa più morti nel mondo, però insomma pensare che una corte intervenga su questo, certo, ma poi ha anche confermato la libera circolazione del liquore francese. Però è curioso, no? Uno sforzo giuridico vada verso questa libertà, questa di circolazione, e invece sia un po' in ritardo sulla tutela dei diritti umani. Pensiamo per esempio che prima dell'86, prima dell'atto unico, i governi non dovevano creare ostacoli alla libera circolazione, mentre successivamente all'atto unico tutti dovevano favorire la circolazione. Quindi l'impegno europeo è ancora, sul versante economico. Però insomma, questa è una mia considerazione che ho fatto sulla distinzione tra diritti fondamentali, diritti
e diritti umani sollevato appunto da Alice. Però insomma, ognuno di noi nel proprio esercizio, voi siete in tribunale, andate, vedete la situazione che c'è per esempio nel tribunale di Milano, qualsiasi di Vicenza, ma io non penso che ci sia un ambiente che tuteli i diritti, che abbia il rispetto delle persone. Però insomma questa è un'impressione che ho avuto io, sicuramente errata. Però passando al primo elemento, il concetto chiave che sorregge la carta di Nizza è quello della rule of law, quello stato di diritto. Allora, per avere, tra l'altro ho letto recentemente da un giurista che riportava una frase di Spinoza, secondo il quale lui diceva che, secondo riportato da questo studioso, the rule of law is the mathematics of freedom, cioè è la matematica, lo stato di diritto è la matematica della libertà. Ma in realtà questa frase l'aveva detta Leibniz, inventore del calcolo infinitesimale, delle derivate, delle integrali. Pensate, un avvocato che è alla base dell'informatica, di tutto dell'economia digitale. Cioè non è un ingegnere, non è stato un ingegnere, è stato un avvocato, un magistrato. Quindi Leibniz è un mio mito. Ma per cercare di capire meglio, sono andato a leggermi questo di Tom Bingham, The Rule of Law, interessante libricino, il quale parte subito esordendo, richiamando Dicey, che nel 1885 definì il significato di rule of law. In che modo? Nei tre concetti chiave. Il primo, nessuno può essere punito se non infrange la legge. Il secondo, tutti sono soggetti alla legge. Terzo, tutti sono protetti dalla Costituzione, che sono i principi fondamentali, uno che è indiscutibile. Però va oltre questo Bingham e dice, ma esaminiamo cosa successe nel 2000 nelle leggi fatte dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Gli Stati Uniti si parlava di War on Terror, ma lo stesso nome veniva usato in Inghilterra. Ma pensate, ci sono le due leggi. Una è la Patriot Act di statunitense e l'altra UK, la Terrorist Act della Gran Bretagna. Tutti hanno circa 101-132 pagine, l'altro 142, più o meno gli stessi capitoli, insomma, uno 34, l'altro 28, insomma. Però la differenza è sostanziale. La differenza è che in America sono stati, grazie a questa legge, sono stati incarcerati 80.000 persone, senza processo, senza prove, eccetera. Mentre in Inghilterra il procuratore generale, nel presentare la legge, ha sostenuto questa idea. Diceva che la lotta al terrorismo nelle strade di Londra è la prevenzione del crimine nel rispetto dei diritti umani. Beh, questo è una stesse leggi, stessa rule of law, però è diversa, una diversa interpretazione. Pensiamo per esempio alle legislazioni in Turchia, in Polonia, in Ungheria, insomma, gli arresti in Turchia. E vorrei anche richiamare l'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense sulla tutela su questo caso turco e su questa incarcerazione degli avvocati. È bellissima l'iniziativa che viene chiamata Defenders di Defense the Defenders, no? Difendiamo i difensori. Ed è insomma una cosa. Quindi pensate che il rule of law è sicuramente un principio fondamentale, però bisogna anche capire che tipo di legge noi dobbiamo osservare, e dobbiamo anche cercare di capire questa diversità applicativa della rule of law, che è un principio generale ma che può portare anche a effetti diversi. Ma pensiamo soltanto
rule of law, è la prima cosa che noi veniamo in mente, ma andiamo a vedere le carte costituzionali. E andiamo per esempio a vedere la Universal Declaration of Human Rights, no? La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Uno dice, beh, insomma, sono tutto lì, e chi mette in discussione questi principi generali? Eppure c'è stato chi che nel 48 li ha messi in discussione, tutti i paesi dell'Islam. Perché? Perché questa la Dichiarazione dei Diritti Umani è stata scritta da un gruppo, da una commissione, ma i tre protagonisti sono stati John Humphrey, che è canadese, un giurista canadese, René Cassin, francese, e un altro, e Shad Malik del Libano. Ora, due di questi erano ebrei, l'altro è cattolico. E quindi gli stati islamici hanno obiettato, hanno detto, ma sì, noi abbiamo, cioè, come mai? Non è, riconosciamo, sottoscriviamo, firmiamo, però vorremmo anche capire bene. E tant'è che lo hanno capito molto bene tanti anni dopo, nel 90, 1990, quando hanno sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nell'Islam, dove richiamano la religione, richiamano i loro principi e così via. Quindi diciamo che rule of law è fondamentale, però bisogna anche cercare di applicarla secondo una cultura, secondo le nostre idee e secondo l'appartenenza. Se siamo europei dobbiamo sicuramente seguire i nostri principi, ma dobbiamo essere consapevoli di avere di capire l'altro, e soprattutto questo quando parliamo di migrazioni è fondamentale che un giudice capisca la differenza proprio della mindset del concetto. Io con Monica Rossi, che mi seguirà, abbiamo avuto in Qatar nel 2019 un incontro con il governo. E lì si capiva subito la differenza tra noi e loro. E se non arrivi a una conciliazione, se non arrivi a oltrepassare queste strutture ideologiche, strutture anche giuridiche, per arrivare a capire che cosa ci unisce, è l'umanità, la nostra comune umanità ci unisce. Ed è su questo che noi dovremmo anche insistere con l'applicazione della Carta, soprattutto in un contesto che è caratterizzato da migrazioni e da una integrazione di culture diverse. Certo, l'esordio adesso nei testi recenti della Commissione e dell'Unione Europea non soltanto si trova la rule of law, ma si trova anche la democratization, respect of human rights, good governance. Ecco, per esempio sulla good governance c'è stata un economista, Munju Pipidi, che ha detto, ma non mi interessa il concetto giuridico di governance, devo capire l'implicazione pratica. E qual è l'implicazione pratica? Per me la considero solo la distribuzione delle risorse pubbliche. Per me il modo in cui valuto la good governance è il modo in cui le risorse pubbliche vengono distribuite. Anche qui il ruolo dell'avvocato è importante per capire, per orientare le pratiche, per orientare la nostra condotta umana su questo. Sulla seconda parola, la dignità. Allora, sulla dignità che poi non capisco come mai si continui a declinarla come dignità umana. Cioè, per me è dignità e lo stesso l'ha anche confermato Umberto Vicenti, che insegna a Padova diritto romano e altre cose, altre materie. E Vincenzi parla di diritti e dignità umana. E in che modo? Evidenzia che la connessione tra dignità e diritti è il punto fermo del pensiero filosofico vigente, che è retto sul postulato che tutti condividiamo la stessa umanità, tutti siamo degni perché tutti siamo uomini e donne, e condividiamo, abbiamo un'inerente comunità. Quindi questo è il postulato che ci rende ugualmente degni, tutti siamo degni e tutti dobbiamo rispettare l'altro. C'è una frase che è comune in tutte le religioni e che insomma
che ama il prossimo tuo come te stesso, al di là dell'effetto che abbiamo magari nella nostra educazione giovanile, ma amare l'altro come amare te stesso è un principio generale, richiamato in tutte le religioni. Sarebbe utile metterlo in pratica, no? Capire come la dignità è proprio questa, la dignità è capire, rispettare l'altro perché ha il diritto a vivere, il diritto ad essere rispettato come ognuno di noi. Quindi questo cosa implica? Implica che lo Stato, questo riconoscimento della dignità, del rapporto di dignità-umanità, comporta che lo Stato deve garantire la sua realizzazione attraverso, dice Umberto Vicenti, attraverso la fioritura delle opportunità, dei desideri e dei progetti di vita di ognuno di noi. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo parla di libertà dai bisogni, libertà e la necessità di arrivare a realizzare il proprio progetto di vita, ma insomma stiamo parlando di una situazione in cui nel 48 era in un certo modo e ora è peggiorata, perché ora siamo circa 6 miliardi che vivono senza protezione sociale, 2 miliardi che vivono con un dollaro al giorno. Ora, certo, come siamo, ora dici, ma sì, ma tanto riguarda la Cina, riguarda altrove, noi siamo in Europa, in Italia, ognuno ha le proprie cose, ma no, non è così, perché tutto questo, queste disparità, queste grandi differenze, alla fine si ripercuotono sulla nostra vita, come sta succedendo, per esempio, con il virus e con l'epidemia. Quindi dobbiamo pensare anche a un ruolo dello Stato diverso da una garanzia che viene così scritta nei libri e poco praticata. Il passaggio fondamentale, il passaggio giuridico, il passaggio che fa in modo che la dignità acquista una categoria giuridica, avviene tra il 1776 e l'anno della Dichiarazione dei diritti umani, dei diritti dell'uomo, di dichiarazione di indipendenza, e il 1789 con la dichiarazione dei diritti dell'uomo francese. E Vincenti ci dice che questo passaggio, questa formazione categoria giuridica della dignità avviene nel libro di Kant, Metafisica dei costumi. È qui, dice lui, che la dignità come categoria giuridica diventa innata e inalienabile. Ora, questo porta a una conseguenza unica, che è quella di che ognuno deve portare rispetto, che uno ha il dovere di portare rispetto all'altro. Ora, Vincenti pone anche un altro dubbio, dice, ma di che dignità parliamo? Allora, e nel cercare di rispondere presenta le due categorie che troviamo nel diritto della dignità. Dignità come prestazione, cioè la dignità, scusate, la dignità come dotazione, cioè la dignità è per natura umana inviolabile e impermanente, e la seconda è la dignità come prestazione, cioè l'esito dell'agire umano. E quindi si perde quando l'azione umana diventa indegna. Allora, per supportare questa idea di prestazione, che lui ha a favore di questa prospettiva, richiama l'axia greca, il concetto di dignità in Grecia, che è uguale anche a valore, significa, il termine axia significa anche valore e merito, e soprattutto quella della dignitas romana, che corrisponde alla qualità della persona, che è meritevole di rispetto, di ossequio, di onore. Quindi ora andiamo a vedere, per esempio, andiamo a vedere le carte, no? La carta universale, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei diritti umani, e la carta di Nizza, e troviamo
la prima dignità, prima articolo della Dichiarazione Universale, tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Nella Carta, invece, la frase è più breve, dice: la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. Allora, il passaggio tra dignità come prestazione, che lo troviamo nel 48, a dignità come valore assoluto, qualità essenziale della persona, lo troviamo nella Carta. Quindi questo passaggio molto importante della Carta di Nizza su questo, sulla dignità. La dignità umana è inviolabile, e punto. Essa deve essere rispettata e tutelata. Non è tutti gli esseri umani nascono liberi uguali, perché poi successivamente, se fai un crimine, perdi. Certo, in questo secondo caso, secondo la Carta di Nizza, io dovrei pensare a Hitler come lo meritevole di rispetto, e lo devo fare perché anche lui appartiene alla stessa umanità. Quindi capite che ci sono elementi anche di grande riflessione che ci portano su questo. Poi voi che lavorate quotidianamente sulla tutela dei diritti, certo, voi lo fate, gli avvocati lo fanno da un punto di vista privatistico, nel rapporto di mandato, eccetera, però è sempre una responsabilità che comunque un operatore di diritto dovrebbe avere. Se passiamo poi all'uguaglianza, uno pensa, ma bisogna anche notare che la disuguaglianza si ha quando si tratta persone uguali in modo diverso, ma anche quando si trattano persone diverse in modo uguale. Quindi vedete che ogni termine deve essere, merita una riflessione e merita un impegno sociale dell'avvocato sull'interpretazione di questi due assi portanti, concetti portanti della Carta di Nizza. Che poi alliviamo, per esempio, la Carta di Nizza parla anche all'articolo 3 degli altri diritti, della possibilità, cioè dà anche un'espressione, una declinazione della dignità umana che diventa una dignità soggettiva, la quale è alla base dell'odierna tendenza ad attribuire a ciascuno il potere di disporre del proprio corpo in modo che ritiene adeguato. C'è tutta un gruppo da Padova che è raccolto all'interno di quello che viene chiamato diritto gentile, che nasce un po' del lavoro di Paolo Zatti e Stefano Rodotà sul bioetica di diritto, che assegna, cerca anche di presentare proposte di legge per far sì che ognuno di noi abbia il diritto di morire con dignità. Allora, questi sono comunque le due elementi che io volevo portarvi all'attenzione per farvi capire la necessità vostra, professionale, di interpretare ogni fatto, ogni caso all'interno di questi due principi generali. Che poi, adesso passiamo all'ultimo elemento del progetto, che è il ruolo, la promozione del ruolo dell'avvocato per la tutela dei diritti fondamentali. Ora, su questo ci sono molti documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e della stessa Commissione Europea, soprattutto vorrei richiamare un prodotto di formazione che si chiama Lawyers as Leaders, avvocati come leader, che potete andarlo a vedere, ed sono dei video però molto interessanti che promuovono il ruolo dell'avvocato non come difensore dei diritti umani, ma come promotore della tutela e dell'applicazione dei diritti fondamentali. Ma oltre a questi incoraggiamenti, queste normative internazionali, tra l'altro c'è anche stato un recente accordo tra
l'International Bar Association e le Nazioni Unite sul ruolo dell'avvocato, sul ruolo dell'avvocato come promotore dei diritti umani, ma vorrei invece, i diritti fondamentali, vorrei invece richiamare il codice di deontologia degli avvocati europei che è stato sottoscritto nel 1988 e che aveva indicato tra i doveri dell'avvocato la tutela, quello di tutelare i diritti umani. Certo, nel confronto dello Stato, nei poteri economici, rispetto ai poteri finanziari. Però la cosa è molto importante che questo codice di deontologia non è soltanto non è limitato alla deontologia professionale come è diffusa in generale, ma si estende anche va oltre a una deontologia, a una responsabilità sociale, come poi quella della Convenzione dei diritti degli avvocati del mondo. Questa è stata sottoscritta sia nel 1987 sia nel 2008, promuove, sottolinea la necessità che l'avvocato sia il portatore dei diritti umani e il protagonista fondamentale della tutela dei diritti umani. Certo, la deontologia dell'avvocato è rimasta circoscritta, sembra, l'idea che ho io, ai rapporti professionali, ai rapporti tra quei magistrati, con i colleghi. E quindi è sempre all'interno il vostro lavoro, il vostro ruolo sociale è sempre confinato all'interno del profilo privatistico. Però sarebbe anche utile capire che ci sono tante, l'evoluzione, per esempio stiamo parlando di Agenda 2030, la sostenibilità, e quindi il ruolo sociale e i doveri del giurista, dell'avvocato, diventano, oltrepassano quelli tradizionali. E, però pensate, questi vostri doveri emergono per esempio nel processo di famiglia, quando il minore deve essere tutelato, i diritti dei minori devono essere tutelati, oppure nei casi di inquinamento, nei casi per esempio nelle frodi finanziarie. Qui a Vicenza abbiamo avuto una banca che è fallita e con essa tutti, molti risparmi, la maggioranza di noi che avevano risparmi. Quindi ecco, l'avvocato in che modo tutela questi diritti che oltrepassano i diritti un po' che è scritti nelle norme, di codici. E certo, adesso abbiamo un'evoluzione, ma sempre l'evoluzione normativa è sempre in ritardo rispetto a quella sociale. E quindi l'evoluzione stessa del sistema di diritti fondamentali, la giurisprudenza delle corti europee richiede un forte cambiamento culturale dell'avvocato rispetto alla sua professione, rispetto a come intende la tutela dei diritti. E a questo io concluderei richiamando poi il statement, la dichiarazione che abbiamo fatto come progetto, richiama l'articolo 51 della Carta di Nizza ed è articolato in tre categorie: rispettare i diritti, osservare i principi e promuovere l'applicazione della Carta. E questi sono declinati in dieci articoli che conoscerete bene dalla diffusione che adesso vi faremo della policy statement, di questa dichiarazione. Concludo con un incontro, dicevo prima, il Presidente parlava di diritti sensibili e una volta ho avuto un incontro con Cassese nel 2000 e si parlava di tutela di diritti, soprattutto nel mondo del lavoro, e lui mi diceva è difficile affrontare questo tema di diritti umani quando i cinque stati che sono all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono i maggiori produttori di armi. Allora lui dice, ma io raccomanderei a voi che giovani, insomma, lui forse aveva 70 anni a quel tempo,
nel 2000, lui raccomandava il rigore della scienza, senza scienza giuridica, unita sempre alla sensibilità per la violazione dei diritti umani. Ed è con questo pensiero che io vi lascio con Antonio Cassese, vi incoraggio a interpretare il ruolo vostro, che siete fondamentali, sono fondamentali, perché chi altro tutela i diritti se non voi. Grazie. Grazie Enrico. Grazie specialmente per questo richiamo con cui hai concluso anche in materia di formazione, che mi consente di passare la parola all'avvocato Monica Rossi. Credo che sia per noi una grande opportunità sentire appunto anche il suo punto di vista, come ci racconterà la questione della formazione degli avvocati proprio in ambito anche sovranazionale. Quindi passo la parola alla collega. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi invece per questo invito, ringrazio il Presidente. Sì, brevemente, io di formazione sono giuslavorista, da diversi anni lavoro per l'International Training Center dell'ILO. ILO ho conosciuto anche come Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è un'agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite e ha come mandato principale la promozione dei diritti fondamentali nel lavoro. Quindi questa, diciamo, mia presentazione muove un po' da una prospettiva più generale verso invece un approfondimento che troviamo comunque già nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, laddove nell'articolo 23 si parla proprio di lavoro dignitoso come condizione essenziale per un'esistenza dignitosa. Naturalmente questo richiamo alla Dichiarazione Universale mette in evidenza il fatto che ogni persona ha diritto al lavoro, a condizioni lavorative eque, e naturalmente tutti hanno diritto senza discriminazione ad un salario uguale per un lavoro uguale. Questo breve richiamo per evidenziare un aspetto che all'interno della nostra organizzazione deriva proprio, se vogliamo, dalla Costituzione stessa dell'OIL, Costituzione che risale al 1919 e che quindi molto prima dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani pone l'accento sulla importanza della giustizia sociale, e quindi tutti gli esseri umani hanno diritto alla libertà, alla dignità e alla sicurezza economica. Questo aspetto della sicurezza economica si quindi collega alla importanza di un diritto al lavoro come condizione fondamentale per assicurare pace e quindi per assicurare giustizia sociale. Stiamo parlando del 1919, quindi il Trattato di Versailles è l'uscita dalla Prima Guerra Mondiale. E naturalmente l'aspetto della giustizia sociale entra a far parte dell'agenda delle Nazioni Unite, quindi trova poi nella Organizzazione Internazionale del Lavoro l'ente sovranazionale preposto proprio all'attività normativa, e da cui discendono una serie di convenzioni internazionali e di raccomandazioni che sono risultato di un'intensa attività, quindi di produzione legislativa, ma in un approccio che è unico, se vogliamo, nel panorama sovranazionale, che è l'approccio tripartito. E quindi l'Organizzazione Internazionale del Lavoro riunisce, mette insieme i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori all'interno del proprio governing body per legiferare su questioni che attengono al diritto umano al lavoro e soprattutto alla tutela internazionale dei diritti fondamentali nel lavoro. Questo perché appunto tutto ciò discende da questa esigenza di assicurare, di promuovere la giustizia sociale
che attraverso il lavoro trova la sua forma, se vogliamo, di maggiore esplicazione dal punto di vista del raggiungimento di un'esistenza dignitosa e quindi in qualche modo volta a contribuire al raggiungimento di pace e di prosperità. Questo come i padri costituenti della nostra organizzazione nel 1919 hanno prefigurato, diciamo, da lì a venire il futuro. Futuro che naturalmente, se pensiamo alla situazione a livello mondiale negli ultimi anni, dimostra che vi sia sempre di più la necessità di un impegno per fronteggiare invece le diseguaglianze crescenti, e quindi la stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro, dopo una serie di dichiarazioni, tra cui vorrei citare velocemente la dichiarazione di Filadelfia sugli scopi e gli obiettivi dell'ILO del 1944, dichiara espressamente che il lavoro non è una merce e che quindi la povertà, ovunque si trovi, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti. Questo primo passaggio di questa dichiarazione, se vogliamo una pietra miliare rispetto alla protezione internazionale dei diritti fondamentali del lavoro, trova poi in una successiva dichiarazione del 1988 dell'OIL la promozione dei principi fondamentali nel lavoro. Questo aspetto naturalmente mette in evidenza la necessità di promuovere alcuni principi che sono poi declinati in una serie di convenzioni che diventano in qualche modo vincolanti per i 170 paesi che aderiscono all'Organizzazione Internazionale del Lavoro e che vedono innanzitutto l'eliminazione del lavoro forzato e dello sfruttamento del lavoro, nonché del lavoro minorile, il diritto all'associazione e alla contrattazione collettiva, la pari retribuzione per lavori di pari lavoro e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro. Con questo secondo, diciamo, momento storico, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 98 afferma quindi alcuni principi fondamentali che trovano poi un ulteriore momento di riflessione a livello tripartito che sfocia nella successiva dichiarazione del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. In questa fase, quindi nel 2008, diciamo che ai motivi tradizionali che associano la protezione del lavoratore all'esigenza più ampia di una giustizia sociale, si aggiunge però anche la consapevolezza che la globalizzazione richiede un ulteriore impegno per rispondere e fronteggiare le diseguaglianze che nella società già si rivelavano essere incrementare. E in questo senso quindi l'attività dell'Organizzazione Internazionale articola nella promozione dei diritti attraverso l'adozione di ulteriori convenzioni e raccomandazioni che nel processo di ratifica da parte degli Stati membri prevedono anche un'attività di assistenza tecnica rivolta appunto agli Stati membri, rivolta ai nostri costituenti, quindi ai governi, ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, dei lavoratori, e include l'attività di quella che noi chiamiamo capacity building, cioè di formazione, che trova proprio negli avvocati, nei legal practitioners, il principale destinatario, anche dal punto di vista proprio della promozione di strumenti per risolvere determinate questioni legate al mondo del lavoro e alla tutela dei diritti fondamentali del lavoro attraverso il richiamo a quelli che sono per noi gli standard internazionali del lavoro.
Quindi la formazione si concentra sulla la discussione rispetto a quali sono gli standard internazionali e come possono questi stessi orientare l'attività degli avvocati, nonché l'attività dei giudici nella disamina di specifiche controversie nel mondo del lavoro. Naturalmente tutto questo ha un momento di raccordo con il quadro normativo che è già stato ampiamente presentato prima in ambito europeo e quindi la Carta Sociale del 1961, in particolare aggiornata poi nel 1996 a Strasburgo, che afferma tra i principi e i diritti fondamentali il diritto al lavoro e quindi la centralità di questo, del diritto al lavoro all'interno della promozione più ampia della dignità e della, di un'esistenza dignitosa. Per l'Organizzazione Internazionale questa prospettiva sfocia poi all'inizio degli anni 2000 nella definizione di quella che per noi si chiama la Decent Work Agenda, l'agenda per il lavoro dignitoso, che a sua volta promuove una serie di principi che naturalmente derivano dal corpus delle convenzioni e degli altri strumenti normativi elaborati dalla stessa organizzazione. Io vorrei chiudere, si è parlato prima dell'esigenza di affermare, soprattutto in tempi di crisi, la protezione dei diritti fondamentali e in questo senso probabilmente alcuni già conoscono una iniziativa che è stata promossa lo scorso anno dal segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che prende il nome di Call to Action. E l'anno scorso naturalmente si fa riferimento al 75esimo anniversario delle Nazioni Unite e esattamente un anno fa, attraverso questa campagna Call to Action, viene riaffermata la centralità dei diritti umani e della dignità umana. Questa esigenza sottolineata fortemente dal segretario Guterres discende da l'emergere di abusi, violazioni dei diritti fondamentali contenuti nei trattati internazionali e accanto a questo naturalmente altre crisi emergenti, citiamo tra queste la crisi ambientale, i cambiamenti climatici, ma non da ultimo la necessità anche di individuare nuovi strumenti per un lavoro dignitoso nel mondo digitale e quindi tutto il tema legato alla Digital Labor Platform, alla piattaforma del lavoro digitale, come una da un lato un'opportunità da cogliere, ma al tempo stesso la necessità, l'attenzione sulla protezione della tutela dei diritti fondamentali che, come sappiamo di recente, proprio anche nei giorni scorsi, in Italia, nel nostro paese, il Tribunale di Milano ha in qualche modo affrontato riguardo ad esempio alle società per la consegna di pasti a domicilio. Quindi la call to action rappresenta anche, a mio avviso, un momento fondamentale in un panorama sovranazionale che mira a promuovere quello che si chiama un po' il nuovo contratto sociale. Un nuovo contratto sociale basato però sui diritti umani. Quindi la chiave di lettura per la salvaguardia di diritti umani trae origine dalla preoccupazione, dalla necessità di intervenire, da ultimo anche rispetto alla crisi sanitaria, che secondo il segretario generale diventa a questo punto una
crisi umanitaria, una crisi stessa dei diritti umani, perché mette in evidenza, accentua alcune discriminazioni, alcune diseguaglianze che vanno poi a toccare soprattutto le fasce più deboli, più vulnerabili nelle società, diciamo, di tutti i paesi. E quindi la call to action, che soltanto 2 giorni fa è stato oggetto di una successiva dichiarazione rilasciata dal segretario Gutierrez, deve ridare dignità all'individuo, deve dare però anche speranza alle società per la capacità stessa di essere resilienti e soprattutto di resistere alla crisi in una prospettiva che riparta dalla tutela dei diritti umani in quanto diritti inalienabili. Io vi ringrazio, mi fermo qui e purtroppo non potrò attendere fino all'ultimo intervento, ma qualora ci fossero ad esempio richieste di informazioni anche sulle attività di formazione che noi rivolgiamo a avvocati, operatori del diritto in tutto il mondo, avete i miei contatti e potete quindi inviarmi le vostre richieste. Grazie. Grazie. Ringrazio davvero la collega, credo che sia stato particolarmente interessante sapere che ci sono queste opportunità e anche che appunto la call to action in realtà è rivolta a tutti noi, quindi in qualche modo la call to action ci riguarda tutti, esattamente come in questo progetto abbiamo cercato di mettere in luce il ruolo chiave dei legal practitioner e poi dare vita e garantire la tutela di questi diritti umani e di questi diritti fondamentali. Ecco che la call to action lo ricorda ancora una volta, quindi tutti noi siamo chiamati in qualche modo in prima persona a essere sempre aggiornati, oltre che ovviamente deontologicamente corretti, per garantire al meglio quelli che sono i diritti anche dei nostri assistiti. Su questo punto io adesso entrerei nello specifico delle due relazioni che riguardano appunto l'ambito civile e l'ambito poi penalistico, quindi darei prima di tutto la parola alla professoressa Giulia Tiberi, chiedendole, grazie Giulia, dunque ieri mi chiedeva Giulia chi di voi ha già partecipato ai nostri seminari in precedenza, in realtà è troppo difficile fare questa distinzione. Non sono volutamente, li abbiamo creati come dei seminari che potessero avere una loro autonomia per non limitare il percorso di formazione, altrimenti ovviamente solo una parte di voi avrebbe potuto beneficiare di una, come dire, obbligatoria sequenzialità dei nostri seminari e questo abbiamo preferito evitarlo. Quindi chiedo a Giulia di ripercorrere brevemente gli elementi essenziali di quella che è stata la sua parte di competenza di approfondimento per dare a tutti voi appunto la possibilità di avere un primo excursus su questo, ovviamente poi rimandiamo per ogni ulteriore approfondimento al testo scritto che trovate appunto edito da Giappichelli. Grazie mille Giulia, ti passo la parola. Non ti sento. Mi sentite? Adesso sì, grazie. Perfetto. Allora il problema degli auricolari, chiedo scusa. Anzitutto grazie, vorrei naturalmente ringraziare il Consiglio dell'Ordine, degli Avvocati di Milano, in particolare il Presidente, l'Avvocato Nardo, l'Avvocato Belloni, naturalmente Alice che è stata vero motore di questo progetto insieme al Presidente Panzini che ha anche coordinato ulteriori seminari di formazione del progetto. Bene, col mio intervento vorrei tentare di dimostrare perché l'avvocato di oggi non possa non avere una profonda formazione e conoscenza delle ormai insopprimibili interconnessioni sussistenti tra la tutela offerta dai diritti fondamentali per i diritti fondamentali nell'ordinamento interno, quindi segnatamente alla luce della nostra Costituzione, ma le connessioni ormai, dicevo, insopprimibili con la tutela sovranazionale dei diritti alla luce delle carte dei diritti che
appunto dobbiamo tenere in considerazione naturalmente in primis Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e CEDU, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nell'ambito del Consiglio d'Europa. Ecco, è importante che l'avvocato conosca profondamente ormai i meccanismi di tutela su entrambi questi piani per poter svolgere fino in fondo l'importante missione che l'avvocatura è chiamata a svolgere per una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti fondamentali. Ma vorrei anzitutto muovere da alcune precisazioni iniziali che attengono al presente progetto di formazione. Io me ne sono occupata per quanto riguarda l'ambito del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di stati terzi. Ecco, anzitutto l'approccio del progetto, mi piace sottolinearlo, questo progetto Lawyers for Rights è secondo me meritorio perché ha proprio avuto il merito di impostare la formazione secondo un approccio gravido di implicazioni proprio per la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, come dicevo. Il fatto di aver voluto far conoscere maggiormente le tutele che discendono dalle carte sovranazionali dei diritti, in primis della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, è un plus veramente decisivo. E il fatto che il progetto lo abbia voluto fare su due terreni assai delicati, quale appunto quello del ricongiungimento familiare e come ci dirà poi il Presidente Pansini anche alla luce nell'ambito della materia di contrasto al terrorismo, ecco, questo progetto precisamente riflette un'opzione importante, ovvero sia, e questo lo capiamo bene proprio sul terreno della migrazione, le vicende concernenti i flussi migratori debbono essere pensate in due prospettive. Alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Europa, all'Unione Europea, intesa quale spazio fisico e giuridico, e soprattutto la centralità dei diritti fondamentali, a partire dai quali quindi anche le politiche dell'immigrazione debbono essere costruite. Dunque, alla base di questo progetto formativo vi sono due idee, a mio avviso, molto importanti. La prima è la necessità di inquadrare il tema del fenomeno migratorio in una vera e propria cultura giuridica europea dell'immigrazione. E il secondo aspetto è l'opportunità di riconoscere l'esistenza nelle circostanze di fatto in cui avviene la migrazione di due dimensioni, le quali sollecitano l'ordinamento giuridico, attenzione, in direzioni potenzialmente antitetiche. Accanto infatti alla dimensione collettiva di massa del fenomeno migratorio, che spesso viene posto in evidenza, vi è invece una dimensione individuale della particolare posizione giuridica soggettiva del migrante, portatore di una pretesa che si articola diversamente a seconda della specifica condizioni di provenienza, dell'età e più in generale della situazione personale. Quindi, primo punto importante è appunto l'approccio che questo progetto intende perseguire. La seconda osservazione che mi piace porre all'inizio di questa nostra chiacchierata attiene al perfetto timing di questa iniziativa. Il momento in cui questo progetto si è realizzato e si va definendo e concludendo è un momento particolarmente propizio perché cade in un momento di ricorrenze che sono già l'occasione per un primo bilancio. A cosa alludo? Anzitutto sono trascorsi ormai poco più di 20 anni, per la precisione 22 anni, dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 1999, che ha attribuito
all'Unione Europea una competenza sul piano normativo in materia di immigrazione e di asilo. Al riguardo, come vedremo, cercherò con delle pennellate di porlo in evidenza, sia il Consiglio europeo sia la Commissione avevano inaugurato all'inizio del nuovo millennio una linea di sviluppo di queste politiche asilo e immigrazione con una giusta dose di ambizione e anche di pragmatismo. Le istituzioni avevano rafforzato la convinzione che avremmo assistito a un percorso sì complesso, ma un percorso scandito da una progressiva evoluzione, così almeno nelle intenzioni iniziali. E dunque questo percorso avrebbe reso l'Unione Europea un nuovo attore delle politiche migratorie, rendendo le legislazioni degli Stati membri in questo settore non solo sempre più omogenee, ma anche idonee a gestire un fenomeno di dimensione globale e destinato a produrre nei decenni a venire ulteriori importanti impatti. Al contrario, però, come è sotto l'evidenza di noi tutti, questo percorso si è sin qui rivelato spesso un labirinto dal quale l'Unione fatica a uscire e che per certi versi ne logora energie vitali per la sua stessa esistenza. E quindi vedremo anche gli aspetti deficitari di questa politica dell'Unione Europea in materia. La seconda ricorrenza importante, che anche qui ci permette di formulare un primo bilancio, attiene proprio alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, di cui si è già parlato. Sono trascorsi appunto ormai 20 anni dalla proclamazione a Nizza nel 2000 della Carta dei diritti. E a 20 anni dalla sua proclamazione, se guardiamo alla giurisprudenza in particolare della Corte di Giustizia dell'Unione, ci rendiamo conto che la Carta è diventata per la Corte di Giustizia un faro che orienta ormai quotidianamente la sua giurisprudenza e da questo punto di vista quindi dobbiamo senz'altro riconoscere che la Carta dei diritti ha svolto un'opera, potremmo dire, di costituzionalizzazione dell'ordinamento dell'Unione. E la Corte di Giustizia, tra l'altro, ha adottato in questi anni importantissime decisioni che hanno portato a un sindacato pieno, effettivo, anche sugli atti normativi dell'Unione. E ciò proprio alla luce dei diritti fondamentali iscritti nella Carta dei diritti. Faccio un riferimento per tutti, la notissima sentenza nel 2014, sentenza Digital Rights Ireland, nella quale la Corte di Giustizia dell'Unione ha riconosciuto l'incompatibilità, la violazione della Carta dei diritti, in particolare del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, protetto nell'articolo 8 della Carta, di una direttiva, la direttiva Data Retention, portando dunque all'annullamento di questo atto normativo. E questo è stato un passaggio veramente epocale. Bene, quindi queste due ricorrenze ci permettono di ragionare sul tema del ricongiungimento familiare di cittadini di stati terzi all'interno dell'Unione Europea lungo una duplice dimensione lungo la quale il tema deve essere declinato. Da un lato dobbiamo considerare che il ricongiungimento familiare rileva sotto il profilo delle competenze dell'Unione, in particolare delle competenze normative, dal momento che appunto i trattati istitutivi prevedono una politica ad hoc dell'Unione in materia. Ma dall'altro lato dobbiamo pensare al ricongiungimento familiare sotto il profilo eminentemente e precipuamente di un diritto fondamentale, dal momento che il ricongiungimento familiare è protetto come diritto fondamentale tanto nella Costituzione italiana, all'interno in particolare del
articolo 29 della Costituzione, ma anche appunto è protetto dalle carte sovranazionali dei diritti, in particolare negli articoli 7 della Carta dei diritti e nell'articolo 8 della CEDU, che tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare. E quindi proprio sotto la veste della tutela del diritto alla vita familiare rileva il diritto al ricongiungimento dei cittadini di stati terzi che sono appunto anch'essi tutelati. Vedremo però in una forma piuttosto restrittiva. Ultima notazione per introdurci al tema, non possiamo non sottolineare come il terreno del ricongiungimento familiare sia proprio per il nostro paese, per l'Italia, un terreno decisivo, perché il ricongiungimento familiare costituisce uno dei principali canali di ingresso, non soltanto in generale per l'Unione Europea, ma soprattutto per il nostro ordinamento, rappresenta il canale più utilizzato per l'ingresso. Addirittura negli ultimi anni si assistono a tassi elevatissimi, quasi il 60% dei permessi rilasciati sono proprio permessi per ricongiungimento familiare, e quindi è un terreno questo, nelle tante sfaccettature, nei tanti profili delle politiche e delle migrazioni, che debbono essere adeguatamente, che deve essere adeguatamente conosciuto. Fatte queste precisazioni, vorrei entrare direttamente nel merito, guardando da un lato appunto il profilo delle competenze normative e quali sono le criticità al riguardo, e poi concludere con il riferimento alla tutela costituzionale e sovranazionale del diritto fondamentale al ricongiungimento familiare. Partiamo dalle competenze. Dobbiamo anzitutto, anche qui abbiamo appunto di fronte 20 anni ormai di esercizio della potestà normativa dell'Unione da considerare. Bene, il diritto europeo ha sviluppato un apparato di norme in tema di immigrazione, intesa però, attenzione, come flusso di cittadini di stati terzi che avanzano la pretesa a una collocazione più o meno stabile sul territorio dell'Unione, facendo sempre solo riferimento naturalmente a una immigrazione regolare. Ma questo diritto dell'Unione in materia ha sostanzialmente definito un sistema normativo disarticolato. Questo è soprattutto dovuto a ragioni legate proprio all'impostazione iniziale dell'assetto delle competenze assegnato all'Unione in questi terreni. Per un verso, infatti, l'immigrazione è stata a lungo concepita come una questione di diritto domestico nazionale, sottratta quindi alla competenza delle istituzioni dell'Unione, a meno di investire vicende che esibivano i caratteri della transnazionalità. E per altro verso, l'introduzione in particolare, attualmente le norme rilevano all'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione, il TFUE, l'introduzione appunto di norme relative a questa materia ha condotto alla produzione di normative secondarie e in gran parte direttive, che ha soprattutto la finalità di coordinamento di discipline nazionali esistenti, sebbene con il dichiarato intento di rafforzarne i profili di tutela delle posizioni giuridiche soggettive appunto dei soggetti migranti. Ma se noi appunto guardiamo a questo corpus normativo, che cosa osserviamo? Anzitutto osserviamo una fondamentale discrasia, potremmo dire, tra una law in the books e una law in action. Se noi guardiamo infatti alle norme contenute nei trattati istitutivi, parrebbe doversi concludere per una straordinarietà delle potenzialità per il processo di integrazione europea in questi settori. Noi sappiamo che per il diritto internazionale tradizionale il diritto degli stranieri è considerato materia di competenza strettamente nazionale,
come, concepito come un riflesso specifico della sovranità statale. Ecco, con invece il diritto dell'Unione Europea, gli Stati membri per la prima volta hanno acconsentito a delle limitazioni della propria sovranità interna proprio per creare quello che il trattato definisce come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. E la competenza all'Unione in questi settori, almeno sulla carta, sembrerebbe anche potenzialmente piuttosto ampia. In particolare occorre fare riferimento al titolo quinto del trattato sul funzionamento dell'Unione, gli articoli dal 67 all'89, che appunto definiscono, fondano questo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. E tuttavia, se noi guardiamo alla law in action, se guardiamo ai concreti atti normativi che l'Unione ha sin qui approvato, e tra questi vi è proprio anche la direttiva del 2003, la direttiva 2086 del 2003 in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini e di stati terzi, noi non possiamo che registrare una politica dei piccoli passi. E in questa politica di piccoli passi, e sono tutti aspetti che ripeto, voglio qua con voi elencare, perché permettono poi di meglio comprendere anche gli aspetti legati alla tutela del diritto fondamentale al ricongiungimento familiare. Allora, dicevo, in questa politica dei piccoli passi troviamo molteplici aspetti negativi. Anzitutto si apprezza anche in questo campo come il processo di integrazione europea sia connotato da una certa ambiguità. Come ogni organizzazione internazionale, naturalmente anche per l'Unione Europea si applica infatti il principio della attribuzione delle competenze, per cui ogni azione dell'Unione deve trovare fondamento nei trattati istitutivi. Oggi questi trattati sono il TUE e il TFUE, e naturalmente l'Unione non può esorbitare dalle competenze espressamente attribuite dagli Stati attraverso appunto i trattati stessi. E in particolare con il Trattato di Lisbona, appunto entrato in vigore da ultimo nel 2009, questo principio delle competenze è diventato un vero e proprio mantra. La limitazione delle competenze per l'Unione Europea è stata particolarmente affermata in molteplici disposizioni del Trattato e anche con riferimento alla Carta dei diritti, come già si diceva, l'articolo 51 della Carta da questo punto di vista è particolarmente importante, perché appunto definisce i contorni dell'ambito di applicazione della Carta. E questo quindi principio di attribuzione delle competenze, attenzione, non viene però, come accade solitamente per le costituzioni nazionali, per interi settori. Non parliamo infatti all'interno del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione genericamente di politica in materia di migrazione. Sono invece individuati degli specifici ambiti. Potremmo dire sono definiti dei ritagli di materie, noi li chiameremo così pensando appunto ai riparti di competenze tra ordinamento nazionale e ordinamenti regionali, facendo appunto il parallelo col nostro ordinamento costituzionale. E così anche nel caso dell'immigrazione e dell'asilo questi settori non sono definiti in modo generico, ragion per cui l'Unione non può adottare qualunque atto normativo idoneo a regolare questi fenomeni. L'Unione è stata dotata di una competenza concorrente, anzitutto non esclusiva, per specifici ambiti, e questo comporta che gli Stati membri rimangono titolari della competenza che verrà esercitata in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Dunque l'Unione Europea, quando interviene adottando atti normativi in questi settori, deve comunque sempre dimostrare la necessità della sua azione per conseguire un obiettivo altrimenti non raggiungibile autonomamente dai singoli stati, e deve dimostrare che l'Unione può invece col proprio intervento raggiungere in modo più efficace quegli obiettivi. E questo appunto è il test di sussidiarietà. Ma dall'altro lato ogni atto normativo dell'Unione deve anche
contenere solo e soltanto i vincoli strettamente necessari a conseguire l'obiettivo perseguito dal trattato. Ciò dunque alla luce del principio di proporzionalità. Ecco, questo ci conduce già a una prima riflessione importante. Il governo dell'immigrazione implica necessariamente invece, per essere efficace, l'attivazione di strumenti complessi, interdisciplinari, non solo dunque atti normativi che riguardino il controllo delle frontiere, il rilascio dei visti, dei permessi di soggiorno, oppure la materia dell'allontanamento di chi non è più gradito. Questo perché le migrazioni intersecano e sono profondamente influenzate, per poter essere appunto governate efficacemente, da politiche diverse ma strettamente correlate tra di loro, quali appunto quelle dell'occupazione, della politica sociale, dell'istruzione. Ma su queste ulteriori politiche, appunto occupazione, politiche sociali, istruzione, anche qui registriamo che l'Unione Europea non è dotata di alcuna competenza normativa. L'Unione ha invece una mera competenza di sostegno e di coordinamento che, per espressa previsione del trattato, esclude, vieta qualunque intervento di armonizzazione normativa. E quindi in qualche modo possiamo dire che l'intervento dell'Unione è in reipsa azzoppato da questo assetto delle competenze che il trattato prevede in questo settore. Dicevo, se guardiamo la law in action, gli atti normativi adottati in questi 20 anni dall'Unione Europea, l'approvazione degli atti da parte delle istituzioni dell'Unione si è rivelata sempre molto difficile in questo settore più che in altri settori di competenza dell'Unione. Pensiamo anzitutto fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in ragione dell'assetto istituzionale esistente, dove la diciamo preponderanza nel processo decisionale era assegnato, il ruolo principale era assegnato al Consiglio, quindi ai governi degli Stati membri, con la semplice consultazione del Parlamento europeo, non la sua codecisione, ecco che si è assistito a un primo periodo, appunto tra il 99 e il 2009, caratterizzato da normative in cui sono stati definiti solo degli standard minimi. Standard minimi che lasciano quindi un ampio margine di discrezionalità agli Stati attraverso la previsione di clausole opzionali. E questo è ciò che tipicamente troviamo proprio nella direttiva sul ricongiungimento familiare di cittadini di stati terzi. Se voi leggete il testo della direttiva 86 del 2003, vedrete appunto che questo è un intervento di armonizzazione minima, ma che lascia ampie possibilità ai singoli stati su aspetti anche decisivi per appunto adottare specifiche normative nazionali. E solo quando con il Trattato di Lisbona si è assistito a un rafforzamento delle competenze e delle prerogative istituzionali del Parlamento europeo, che è sempre intervenuto negli atti normativi, soprattutto a tutela dei diritti fondamentali, ecco che gli atti normativi hanno iniziato a registrare un riequilibrio alla luce appunto dei diritti, come anche tutelati dalla Carta dei diritti. E dunque assistiamo a quale situazione sotto il profilo delle competenze normative? Primo, la politica dell'Unione ha condotto solo a una armonizzazione parziale. Dunque occorre sempre tenere in considerazione questo stretto intreccio tra atti normativi dell'Unione e i singoli atti normativi degli Stati membri. Non solo, abbiamo una frammentazione degli status giuridici realizzata con i diversi interventi normativi dell'Unione, in particolare con le diverse direttive,
Per cui l'interprete è chiamato a una ricognizione caso per caso in relazione agli specifici status giuridici disciplinati dalle diverse direttive dell'Unione per poter concretamente conoscere quali sono i diritti che questi atti normativi prevedono e tutelano, in particolare nel nostro caso per i cittadini migranti, cittadini di stati terzi. Quindi abbiamo detto frammentazione degli status, obbligo per l'interprete di una ricognizione caso per caso e ulteriormente notevole differenziazione tra le varie discipline nazionali in materia. E quindi questo quanto ad esempio ritroviamo anche per il nostro ordinamento, se guardiamo appunto anche al recepimento delle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare, queste disposizioni contenute appunto nella direttiva 86/2003 hanno trovato poi ingresso all'interno del testo unico immigrazione, il decreto legislativo 286 del 1998, che è stato ciclicamente rivisto a partire dal 2007, quando appunto quelle disposizioni della direttiva sono state trasposte all'interno del testo unico. Queste disposizioni sono state più volte modificate in ragione anche della necessità di adeguamento al diritto dell'Unione o in ragione di scelte politiche in materia di immigrazione che il nostro legislatore ha via via adottato, ovviamente riflettendo opzioni idealtipiche e valori anche molto diversi a seconda appunto delle maggioranze politiche che sostenevano quelle riforme. E quindi di tutto ciò appunto troviamo traccia proprio, dicevo, con riferimento proprio al tema del ricongiungimento familiare. Faccio un esempio per tutti, ne avevo accennato nel primo incontro del progetto. Se noi guardiamo alla direttiva sul ricongiungimento familiare, ma anche alla direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, queste due direttive sanciscono la facoltà per ogni Stato membro di introdurre non meglio definite condizioni di integrazione. Ora, notate anche un po' la contraddizione di questa filosofia, perché da un lato il ricongiungimento familiare e l'accesso a uno status rafforzato per quanti abbiano vissuto all'interno di uno Stato membro per un tempo ragionevolmente lungo sono ritenuti funzionali al percorso di integrazione e quindi appunto sono riconosciuti determinati diritti, ma dall'altro lato la direttiva, appunto per volontà anche di alcuni stati che hanno cercato appunto anche di limitare il più possibile l'intervento dell'Unione su questo terreno, prevede l'impossibilità di dare prova di adeguata integrazione o capacità di integrazione per i familiari che debbono ricongiungersi, come un vero, prevedendo appunto delle vere e proprie impedimenti per l'accesso a queste posizioni. A cosa faccio riferimento? Il caso più evidente è quello della normativa olandese, particolarmente restrittiva, che ha previsto dei test linguistici obbligatori pre-entry, prima appunto che il familiare possa entrare e ricongiungersi al proprio familiare all'interno dell'Unione Europea. E questa disciplina è stata non a caso oggetto di molteplici interventi interpretativi da parte della Corte di Giustizia, che è stata chiamata dai giudici di vari Stati membri, segnatamente dai giudici olandesi, a valutare la compatibilità di questa normativa nazionale con le norme della direttiva in materia di ricongiungimento familiare badate, in particolare a partire dal 2009, data di entrata in vigore della Carta dei diritti come atto giuridicamente vincolante, diritti che sono appunto letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Quindi abbiamo visto anzitutto sotto il profilo delle competenze, queste competenze normative sono strettamente intrecciate tra di loro e quindi occorre conoscere entrambe le dimensioni normative. Seconda prospettiva, quella propriamente
del diritto fondamentale al ricongiungimento familiare. Anzitutto anche qua vediamo il fondamento di questo diritto, perché dal punto di vista formale il diritto al ricongiungimento familiare ormai gode non solo di una tutela costituzionale, appunto come dicevo già è iscritto, la Corte Costituzionale lo ha più volte riconosciuto, è un diritto che discende dall'articolo 29 della Costituzione, il diritto all'unità familiare, e come tale la Corte lo ha riconosciuto anche agli stranieri con soggiorno regolare, ma dall'altro punto di vista questo diritto ormai gode di una tutela a livello internazionale, a livello sovranazionale. Numerose sono state già richiamate le carte, le dichiarazioni che tutelano il diritto, e in particolare, dicevo, la fonte di più diretta tutela e di ancoraggio è data dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione. E dunque a cosa ci porta questa constatazione? Appunto al necessario intreccio tra diritti fondamentali costituzionali e diritti fondamentali sovranazionali. Ciò che reca con sé un'ulteriore implicazione, la stretta interazione fra decisioni delle corti sovranazionali e decisioni dei giudici nazionali, tanto i giudici comuni quanto la nostra Corte Costituzionale. E da questo punto di vista si assiste, questo è molto evidente negli ultimi anni, allo sviluppo di una vera e propria cultura giuridica europea in materia di immigrazione. Perché dico questo? Guardiamo anzitutto alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia, proprio dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti, soprattutto, è intervenuta più volte in materia segnatamente di ricongiungimento familiare. Ne trovate appunto evidenza nel volume che è stato pubblicato. Per lungo tempo la prospettiva dei giudici del Lussemburgo è stata quella del rafforzamento della posizione del migrante lavoratore, della situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi che avessero stabilito interessi di vita nel territorio dell'Unione. A questo punto di vista particolarmente importanti sono state decisioni come ad esempio nel 2012 la sentenza Camberai sul rafforzamento della posizione del migrante lavoratore. Non abbiamo qui il tempo di soffermarci sul punto, ma mi interessa almeno darvi alcuni riferimenti. Così come altrettanto importante è stata la sentenza nel 2011 sempre della Corte di Giustizia nel caso Zambrano, che riguardava la situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi che avessero stabilito interessi di vita nel territorio dell'Unione e che fossero coniugi o comunque familiari di cittadini dell'Unione Europea. Anche questa è una sentenza molto molto importante. Ecco, la Corte di Giustizia, possiamo dire, ha ripercorso anche in questa materia le tappe dell'evoluzione del concetto di cittadinanza europea che da istituto incentrato sulla figura del lavoratore attivo progressivamente è divenuta però catalizzatrice, attivatrice di un più ampio spettro di tutela. E ancora di recente la Corte di Giustizia ha spostato l'attenzione anche sul non cittadino che non sia attivo nel territorio dell'Unione e ha evidenziato l'esistenza all'interno del diritto dell'Unione di garanzie procedurali in favore del migrante che voglia essere riconosciuto in particolare come rifugiato. Da questo punto di vista è importantissima la sentenza del 2016, non a caso resa da una grande sezione dalla grande sezione della Corte di Giustizia. Il caso è il caso JN, riguardante la necessità, dove la Corte ha affermato la necessità che le limitazioni
al trattenimento di un richiedente protezione internazionale per motivi connessi alla tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, debbano operare entro i limiti dello stretto necessario, quindi ha valorizzato particolarmente il principio di stretta necessità. Bene, sempre considerando i giudici del Lussemburgo, ancora in tempi più recenti la Corte europea, la Corte di giustizia ha richiamato la necessità del contributo solidaristico da parte di tutti gli Stati membri alla gestione dei flussi migratori e ha dunque cercato con la propria giurisprudenza di valorizzare i principi di solidarietà, corresponsabilità contenuti in particolare all'interno dei trattati istitutivi, in particolare all'interno dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Dunque, da questi brevi cenni appare chiaro che il contributo dell'Unione Europea, in particolare del giudice dell'Unione, alla costruzione di una cultura giuridica europea dell'immigrazione è sì stato per certi versi parziale, è stato sì per certi versi episodico, ma tuttavia non è stato né modesto né irrilevante. Se ora poi allarghiamo il nostro sguardo a considerare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, ecco che sul piano del diritto sostanziale dell'immigrazione nello spazio giuridico europeo questa giurisprudenza è stata particolarmente importante. L'apporto della Corte di Strasburgo è stato decisivo sia nella definizione dei diritti dei migranti al momento in cui giungono anche sprovvisti di titoli di soggiorno sul territorio nazionale con una prima pretesa di accoglienza, ma è stata decisiva anche nella determinazione del contenuto dei diritti del non cittadino residente a prescindere, e questa è la diversa prospettiva molto più ampia che Strasburgo ha rispetto alla Corte di Giustizia, appunto una definizione del contenuto dei diritti del non cittadino residente a prescindere dalla natura regolare o irregolare della sua presenza sul territorio nazionale dell'Unione. E questo la Corte lo ha potuto, questo obiettivo lo ha raggiunto attraverso la valorizzazione del principio di proporzionalità e il principio di massima valorizzazione del diritto al rispetto della vita familiare protetto nell'articolo 8 appunto della CEDU. E poi ancora si deve alla Corte europea di Strasburgo, la Corte EDU, l'individuazione dell'articolo 3, nell'articolo 3 il divieto di trattamenti inumani e degradanti come base giuridica complementare a quella fornita dall'articolo 33 della Convenzione ONU sui rifugiati per il divieto di respingimento alla frontiera e per la proibizione dell'espulsione della estradizione in presenza di un rischio di tortura o appunto di trattamenti inumani o degradanti. E infine, non ultima ma particolarmente rilevante, è stato anche l'apporto naturalmente della Corte Costituzionale italiana. La giurisprudenza costituzionale in relazione allo statuto giuridico dello straniero è ormai corposa e ben consolidata. Questa giurisprudenza complessa e articolata in materia di immigrazione può essere sintetizzata con l'individuazione da parte della Corte anzitutto di una serie di posizioni giuridiche fondamentali che possono essere che non possono essere oggetto di differenziazione di trattamento tra cittadino e non cittadino, quale che sia la natura della sua presenza sul territorio nazionale. E ancora la Corte ha, specialmente negli ultimi anni, particolarmente valorizzato l'elemento del radicamento territoriale, intendendosi in termini di esistenza di interessi di vita stabilmente fondati nello Stato italiano e dunque in questo modo potendo qualificare la pretesa di protezione del non cittadino anche
in ipotesi nelle quali costui non possegga un titolo di permanenza valido. Vorrei concludere la mia riflessione portandovi però quello che a mio avviso è la più rilevante novità degli ultimi anni, di cui appunto gli avvocati debbono essere pienamente consci. E questa novità attiene a un cambio di giurisprudenza che la Corte Costituzionale italiana ha assunto proprio in relazione a questioni di costituzionalità che siano sollevate per supposta violazione tanto di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana che contestazione appunto anche di violazioni di diritti iscritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. In particolare dunque facciamo riferimento ai casi in cui si assiste a una cosiddetta doppia pregiudizialità, ovvero sia un caso che interroga la compatibilità di una normativa interna rispetto ai diritti garantiti dalla Carta dei diritti e la sua stessa compatibilità alla luce della Costituzione italiana. Nel 2017 la Corte ha scelto di adottare inizialmente con un mero obiter dictum nella sentenza 269 del 2017 un vero e proprio cambio di giurisprudenza che ha poi successivamente consolidato in ben quattro pronunce nel 2019, in particolare faccio riferimento alle sentenze 20, 63, 112 e 17 del 2019, nelle quali la Corte ha detto che cosa? Bene, se prima del 2017 le ipotesi di doppia pregiudizialità, e questo è proprio il caso del, scusate, non l'ho dato per presupposto, ma come avete sentito, il diritto al ricongiungimento familiare è un diritto che è tutelato sia dalla Costituzione italiana, sia dalle carte sovranazionali e in particolare dalla Carta dei diritti. Quindi ci troviamo proprio di fronte alla possibilità che la normativa italiana in questa materia possa essere contestata alla luce, contestandone appunto la supposta violazione di diritti costituzionali, ma anche di diritti protetti dalla Carta. Bene, prima del 2017 l'assetto della nostra giurisprudenza costituzionale, questo in particolare a partire da un'ordinanza famosa, la ordinanza 536 del 1995, diceva che cosa? La Corte chiedeva sempre ai giudici comuni di adire preventivamente la Corte di giustizia, quale interprete ultimo del diritto dell'Unione, quindi anche del diritto derivato, nel caso appunto di direttive comunitarie, al fine di definire correttamente anzitutto il quadro normativo sovranazionale. E questo perché, diceva la Corte Costituzionale, è necessario anzitutto attendere la risposta della Corte di Giustizia, la quale deve determinare la eventuale non applicazione, la disapplicazione del diritto nazionale per contrasto con il diritto dell'Unione. E dunque occorreva, diceva la Corte Costituzionale, anzitutto prioritariamente sollevare la questione, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ecco, a partire dal 2017 la Corte cambia la propria giurisprudenza. Perché? Perché a un certo punto si è resa sempre più conto che si stava di fatto nel nostro ordinamento diffondendo un controllo, un sindacato diffuso, potremmo dire, sulle normative interne, alla luce non dei diritti costituzionali protetti dalla nostra Carta, ma alla luce della Carta dei diritti. E di fatto questo cosa comportava? Comportava la totale emarginazione della nostra Corte Costituzionale in tutte le questioni nelle quali appunto vi fosse un problema di compatibilità con diritti protetti dalla Carta dei diritti. Allora che cosa ha detto la Corte?
ha detto, e questo poi lo ha chiarito, come dicevo, nelle sentenze del 2019, ha detto che i criteri che la Corte Costituzionale aveva enucleato sin dal 1984 con la famosa sentenza Granita, la sentenza 170 del 1984, nella quale la Corte Costituzionale aveva definito come risolvere i conflitti tra una normativa nazionale, una normativa italiana, e norme dell'Unione direttamente applicabili. Come sappiamo, in ragione di quella giurisprudenza, la Corte ha accolto e riconosciuto il principio del primato del diritto dell'Unione, che comporta in particolare, in caso di normative interne contrastanti col diritto dell'Unione, la non applicazione da parte dei giudici comuni della normativa interna e la conseguente invece applicazione della norma, delle norme dell'Unione, con il solo unico limite del cosiddetti controlimiti, cioè con il solo limite che l'applicazione del diritto dell'Unione prioritaria non comporti violazioni ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. Dunque, i giudici comuni dovevano, di fronte al, debbono ancora, nel contrasto fra una norma interna e una norma dell'Unione Europea, disapplicare la norma interna e applicare la norma dell'Unione. Ma attenzione, la Corte ha dal 2017 invece chiarito che occorre distinguere a seconda di quale tipo di norma dell'Unione si considera la normativa interna violare, perché se la normativa dell'Unione è una disposizione della Carta dei diritti, beh, allora le cose stanno diversamente. In particolare, cosa ci ha detto, e questo è molto chiaro nella sentenza 117 del 2019, la Corte dice che riguardo alle norme della Carta dei diritti è la Corte Costituzionale competente a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta, e questo comporta che cosa? Comporta che naturalmente resta fermo, dice la Corte, che i giudici comuni possono sottoporre comunque alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla medesima disciplina qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. E tuttavia, e questo la Corte lo ha specificato anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale, di fatto la Corte cosa ci dice? Ci dice che i giudici comuni possono sia sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la quale naturalmente giudicherà alla luce della Carta dei diritti, ma la Corte Costituzionale ha cercato anche di suggerire, potremmo dire caldamente, ai giudici comuni di sollevare in primis la questione sotto la veste di una questione di legittimità costituzionale, quindi valorizzando anzitutto in primis i parametri costituzionali interni, e alla luce di quella questione pregiudiziale, quel rinvio, sollevazione di una questione incidentale di costituzionalità, dedurre anche le ulteriori violazioni anche della Carta dei diritti. E allora, ecco, mi avvio veramente alla conclusione, che sono stata, mi scuso, forse troppo lunga. Di fatto questa giurisprudenza nuova della Corte Costituzionale comporta che cosa? Comporta che si suggerisce ai giudici comuni non di disapplicare direttamente le normative, ma sollevare invece questioni di pregiudiziali di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale, in questo modo favorendo l'intervento della nostra Corte Costituzionale come il giudice che detiene la prima parola sul caso e sulla questione. E dall'altro però la Corte Costituzionale, ben conscia che questa sua giurisprudenza avrebbe potuto comportare contestazioni da parte della Corte di Giustizia in relazione soprattutto ai principi del primato del diritto dell'Unione, ha chiaramente detto che in ogni caso la Corte Costituzionale coinvolgerà attivamente la Corte di Giustizia nel dialogo, ammettendo dunque che non soltanto il giudice comune sollevi
rinvio pregiudiziale, ma che la stessa Corte Costituzionale, una volta appunto che si è incardinata una questione di costituzionalità dinanzi ad essa, sarà appunto la Corte a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale. E questo meccanismo ormai si sta già vedendo. È di pochi giorni fa proprio la decisione da parte della Corte di Giustizia di una questione che è stata sollevata dalla nostra Corte Costituzionale con appunto un rinvio pregiudiziale all'interno di una questione di costituzionalità che un giudice le aveva sollevato. E quindi è importante dunque, alla luce appunto di questa nuova giurisprudenza, considerare che i giudici comuni possono sottoporre comunque alla Corte di Giustizia sulla medesima disciplina sulla quale si pronuncia la Corte Costituzionale qualunque questione pregiudiziale, quindi sarà sempre possibile sollevare ad esempio sulle norme contenute nel testo unico immigrazione in materia di ricongiungimento familiare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per supposta violazione della Carta dei diritti fondamentali, oltre che della direttiva. Ma i giudici possono comunque sollevare la questione prioritariamente dinanzi alla Corte Costituzionale italiana, la quale a sua volta, laddove avrà dubbi di interpretazione sulle normative dell'Unione, farà rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. E badate, rinvio pregiudiziale che la Corte Costituzionale può sollevare non soltanto a fini interpretativi, ma anche un rinvio pregiudiziale cosiddetto di validità, laddove la Corte Costituzionale, che è certamente il giudice più attrezzato per cogliere le potenziali violazioni dei diritti fondamentali, sia appunto in grado di contestare in relazione al diritto dell'Unione, alla normativa dell'Unione di cui l'atto nazionale è attuazione, è recepimento, che appunto quella normativa dell'Unione sia in realtà lesiva di diritti fondamentali come protetti dalla Carta dei diritti. Carta dei diritti che va da sé, a questo punto viene anche interpretata dalla Corte Costituzionale italiana e con la Corte Costituzionale italiana anche da parte di tutti i giudici comuni. È per questo che gli avvocati devono essere assolutamente consci di questa svolta importante della Corte Costituzionale italiana, perché sempre di più la tutela sovranazionale e costituzionale dei diritti sarà strettamente intrecciata. Io vi ringrazio e mi scuso della lunghezza dell'intervento. No, grazie Giulia, sei stata bravissima. Penso sia importante appunto aver visto come i diritti si intrecciano. Questo era il grande obiettivo di questo progetto, riuscire a spiegare e a illustrare, a dare degli strumenti circa questo intreccio di tutele, che appunto è tutt'altro che semplice, quindi ringrazio particolarmente Giulia di avercelo illustrato. E adesso passo la parola al presidente dell'Associazione Nazionale Forense, Gigi Pansini, per quanto riguarda come dire, la parte di penale e della tutela appunto dell'indagato e dell'imputato per quanto riguarda la normativa di antiterrorismo. Grazie. Grazie Alice, buongiorno a tutti. Ringrazio te e l'Ordine degli Avvocati di Milano per l'invito alla partecipazione. Un saluto anche alla professoressa Tiberia, Silvia Belloni. Chiaramente saluto con entusiasmo questa iniziativa che ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione, della formazione degli avvocati e degli operatori del diritto. Chiaramente io mi soffermerò per quanto riguarda la parte penale, ossia per la parte che ha posto l'accento sulla normativa contro il terrorismo internazionale nel contesto europeo e nel contesto nazionale per grandi linee, evidenziando che il lavoro per l'Associazione Nazionale Forense è stato curato da colleghi dell'Associazione Nazionale Forense, Donata Cappelluto del Foro di Parma, Michele Tempesta del Foro di Parma e Giulia Martini del Foro di Verona. E sono contento anche della circostanza che il lavoro e la pubblicazione dei lavori curata da Alice Pisapia sia fruibile a tutti partendo
innanzitutto dalla consultazione del sito lawyersforrights.eu, che consente di individuare, scoprire, leggere, curiosare tra tutti i lavori che hanno caratterizzato i quattro seminari a Roma, Milano, Sofia e Burgos, ai lavori preparatori e quelli intermedi, così come ai lavori conclusivi. Bene, veniamo un attimo a quella che è la declinazione della parte di competenza dell'Associazione Nazionale Forense. Questo lavoro ha come premessa l'inquadramento dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali del nostro Paese nell'ottica della legislazione antiterrorismo, sia a livello europeo sia a livello nazionale. E soprattutto si è, nella prima parte, nel primo capitolo con i suoi paragrafi, si è fatto riferimento, si è, come dire, un attimo allargato l'orizzonte ad una attività o comunque ad un'analisi del necessario contemperamento di tutti quei diritti costituzionali, tutti i diritti fondamentali che per effetto degli eventi del 2011 e della successiva legislazione antiterrorismo hanno sicuramente subito uno scossone proprio per il carattere emergenziale e sovranazionale di questa normativa. E soprattutto nella prima parte ci si sofferma, per esempio, su come siano stati intenzione o come si sia cercato di armonizzare la legislazione antiterrorismo con alcuni diritti fondamentali. Un cenno è fatto alla libertà personale, un altro cenno è fatto anche alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, così come paragrafi sono dedicati anche alla libertà di associazione, di cui all'articolo 18 della nostra Costituzione, e alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione. E dopo aver scandagliato il grado, l'intensità e come, come dire, la legislazione antiterrorismo abbia impattato su una possibile distorsione di questi diritti e sul necessario successivo intervento anche della CEDU, di cui diremo tra poco, su questi diritti, appunto, è dedicato la prima parte del lavoro dei colleghi dell'Associazione Nazionale Forense. Mentre la seconda parte è dedicata soprattutto all'analisi della direttiva UE 541 del 2017. E qui si possono guardare, come dire, due paragrafi, nel senso che il primo è una veloce illustrazione di quelle che sono le disposizioni della direttiva, mentre la seconda parte di questo capitolo è sempre dedicata alla direttiva, però guardata con gli occhi delle pronunce della CEDU e con un particolare, diciamo, soffermandosi sulle pronunce della CEDU e su alcuni specifici casi che sono stati regolati dalla CEDU proprio all'indomani degli attentati del 2011. E faccio riferimento proprio al caso Cadi sul congelamento dei capitali e delle risorse economiche e alla relativa pronuncia della Corte di Strasburgo, che ha affermato e sancito che comunque l'emergenza di prevenire i reati di terrorismo internazionale non può giustificare la soppressione dei diritti fondamentali della persona fisica, sia a tempo indeterminato, sia a tempo, sia in modo incondizionato. Altro caso, sempre sul quale il lavoro si sofferma, è il caso Nado contro la Svizzera, che verte invece sulla libertà di movimento. E anche in questo caso la Corte di Strasburgo ha affermato come in alcun modo la normativa sulla legislazione antiterrorismo possa condizionare negativamente e a livello indeterminato i diritti fondamentali della persona.
E qui, dopodiché, lavoro si conclude con quelle che sono poi le applicazioni e comunque quella che è stata la legislazione in materia di antiterrorismo e di terrorismo internazionale nel nostro paese. Sicuramente quasi in linea con lo standard europeo, anche per fenomeni che hanno caratterizzato la vita del nostro paese. E focus ad hoc sono stati dedicati alle leggi 438 del 2001 e la 155 del 2005, così come poi altrettanto approfondito è il riferimento alla legge 443 del 2015 e al decreto legislativo del numero 21 del 2018. E chiaramente questo lavoro si innesta anche nell'ambito dell'esperienza portata dagli altri partner europei del progetto e all'interno del contesto europeo delineato dall'Università di Burgos. Chiaramente trattasi di un lavoro molto articolato che vi invito, ma questo lo hanno già detto tutti i relatori, a visionare, a tenere sempre presente, anche perché credo che a parte una stagione delle ricorrenze, la stagione delle ricorrenze a cui faceva riferimento la professoressa Tiberi, sicuramente l'idea di Europa, l'idea di diritti fondamentali, l'idea sovranazionale di un diritto, forse oggi è più che mai attuale, non solo perché per esempio nel 2019 si è festeggiato il decennale dell'entrata in vigore della Carta di Nizza, ma anche perché forse, anzi sicuramente questo è proprio un periodo in cui stranamente l'idea stessa di Europa è venuta, è tornata fortunatamente, almeno questa è la mia opinione, alla ribalta, proprio per regolamentare fenomeni sovranazionali come quelli della pandemia, che offrono spunti sicuramente altrettanto contestualizzati nell'ambito della Carta di Nizza dei diritti fondamentali, come possono essere quelli relativi alla normativa contro il terrorismo nazionale e alla normativa in materia di ricongiungimento familiare dei fenomeni migratori. E quindi sono contento che anche questo progetto cada in un momento di fortissima valorizzazione della comunità sovranazionale in termini sociali, in termini economici e anche, anche di diritto. E, all'inizio sia Vinicio Nardo che Alice che poi i successivi relatori hanno fatto riferimento all'importanza della formazione degli avvocati e di come sia importante conoscere quelli che sono le modalità e i modi di far valere i precetti contenuti nella Carta di Nizza. Ma la formazione e la conoscenza credo, anzi sicuramente rientrano tra i principali obiettivi non solo del nostro progetto ma anche di quelle che sono le istituzioni europee fortemente orientate a promuovere lo sviluppo della Carta dei diritti fondamentali in Europa. Questo lo dico perché sicuramente voi avrete avuto modo di leggere o avrete avuto modo di sentire durante i seminari e gli incontri che hanno caratterizzato questo processo, questo progetto, come da due anni a questa parte l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali nel suo rapporto 2020 sulla conoscenza della Carta ha messo in evidenza come all'interno dell'Unione Europea e tra gli Stati membri negli ultimi anni il grado di conoscenza della Carta dei diritti fondamentali è aumentato di poco, che si registrano fortissime differenze all'interno dei cittadini degli Stati membri, così come si registrano fortissime differenze tra cittadini con una formazione scolastica avanzata e quelli che godono di una formazione scolastica
meno avanzata, però l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali non solo ha messo in evidenza come la questione culturale legata alla Carta di Nizza debba essere promossa e sostenuta tra i cittadini, ma debba essere addirittura promossa e sostenuta tra gli operatori del diritto, perché sempre lo stesso rapporto fa riferimento come vi sia la necessità per tutti gli operatori dell'amministrazione pubblica, per tutti coloro che operano nel campo della legislazione primaria e secondaria dei Paesi membri, conoscere i valori e i precetti della Carta di Nizza, perché scarsissimi sono i riferimenti nella legislazione e nella preparazione dei provvedimenti di legge alla Carta di Nizza. Così come questo rapporto fa riferimento alla necessità come in realtà tutta la formazione o gran parte della formazione degli operatori del diritto ai fini della conoscenza dei valori della Carta di Nizza debba essere improntata a quelle che sono le pronunce della Corte che se ne occupa in materia, della Carta di Nizza e tutta la giurisprudenza che ha contribuito a formare e ad affermare anche a livello nazionale quelli che sono i principi della Carta di Nizza. Quindi ecco come in realtà la formazione e la conoscenza sicuramente riguardano gli avvocati, ma riguardano complessivamente tutti i cittadini degli Stati membri, rappresentando una questione prima di tutto culturale e di valori, per poi essere declinata anche nel campo del diritto. E devo dire che questo progetto sicuramente risponde a questa finalità, così come ha sottolineato peraltro Guido Alba in un recente intervento, in un evento analogo a questo, dove ha messo in evidenza come tutti oggi i principi della Carta di Nizza debbano essere riletti, proprio sulla scorta di quello che dicevo prima, ossia sul fatto del fatto che l'Unione Europea, la Comunità Europea, sia di nuovo ritornata alla ribalta. E così come mi fa sempre ultimamente piacere ricordare come proprio durante i festeggiamenti nel 2019 a Bruxelles del decennale della Carta di Nizza sia stato presentato un progetto di due artisti tedeschi, i quali in alcune località tedesche avevano stampato a grandi lettere, ossia su grandi lastre, tutti gli articoli della Carta di Nizza, invitando tutti i passanti e tutti i cittadini a salire su scale mobili, leggere gli articoli e suggerire quelli che secondo loro potevano essere i principi, i precetti più rispondenti all'evoluzione sociale e economica dei Paesi membri rispetto a 10 anni fa. Quindi questo progetto, e qui voglio assolutamente concludere, risponde a questa finalità. Io credo che la prima finalità sia appunto quella prettamente culturale e di diffusione dei valori, per poi far sì come oggi la collaborazione tra ordine, università, istituzioni, ma anche tra soggetti di diversa nazionalità ormai costituisca, ai fini del sapere e non solo, un elemento imprescindibile perché poi possano trovare applicazione tutti i principi e tutti i precetti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Io vi ringrazio e ringrazio veramente tutti i partecipanti al progetto di aver coinvolto anche la nostra associazione e ringrazio Alice Pisapia. Grazie. Grazie. Grazie Gigi. Con questa ultima relazione direi che possiamo chiudere il nostro seminario di oggi. Spero che per tutti voi sia stata un'occasione di approfondimento per coloro che già conoscevano il progetto e ci avevano seguiti nelle varie evoluzioni, e per chi invece non ci conosceva ancora sia stato uno spunto nuovo. Rinvio, come giustamente ha detto Gigi, mi ero dimenticata anche io all'inizio, invece rinvio al nostro sito di Lawyer for Rights per ogni approfondimento. Ci sono anche disponibili i materiali
che sono stati elaborati durante i seminari, sia nei seminari italiani che in quelli svolti nelle altre sedi, quindi li trovate. Trovate anche una pagina dedicata sul sito dell'Ordine all'interno di quella che è la sezione dedicata ai finanziamenti europei destinata al progetto, anche lì trovate dei materiali. Quindi tutto questo appunto è scaricabile per voi utilizzabile, nonché le edizioni Giappichelli in open source. Quindi speriamo con tutto questo di avervi fornito degli strumenti importanti per la vostra anche attività pratica. Per quanto riguarda il progetto, direi che il prossimo aggiornamento, Gigi, ce lo diamo per l'aggiornamento finale del progetto, che speriamo possa tenersi a Bruxelles, sarà il momento conclusivo, dovrebbe essere verso la fine di settembre di quest'anno. Ovviamente dipenderà dalle possibilità che il virus ci lascia di circolare liberamente, e quindi se così non fosse, invece sarà sempre disponibile attraverso un collegamento online che ancora una volta troverete in aggiornamento sul sito. C'è anche la possibilità di iscriversi alla newsletter tramite il sito di Lawyer for Rights. Quindi in questo modo rimarrete sempre aggiornati su quali saranno le varie novità e le varie possibilità di sviluppo di questo bel progetto. Ringrazio tutti quanti per l'attenzione e tutti i relatori per aver contribuito alla giornata di studio odierna, nonché a tutto il lavoro che c'è stato dietro appunto questi libri e la realizzazione degli stessi. Quindi grazie mille a tutti, grazie Giulia, so che è un lavoro molto grazie bello. Grazie a voi, perfetto, ringrazio tutti e buona giornata. Grazie, ciao, buongiorno.